Eccoci qua. Siamo tornati. Io. Dai. Ora. Qua la situazione è tosta. Siamo arrivati al momento di ghiaccio. Il gioco più fresco di Twitch Italia, no? Questo è il gioco più rompicoglioni di Twitch Italia. Allora. Sai che io no di sicuro. Tu non lo so. Naufragio capita a tutti. La palma. Come non si sente l'audio? Ma... Ok, a posto, fissato. Dimmi. Come va con le reliquie precedenti? Ciao. Sono a 10 reliquie di platino. Allora, io mi sono scordato i comandi, tutto. Però non temete, perché da oggi ci saranno 4 sessioni di Crash a settimana. Eh? No! Sono 2 al massimo. 4, non credo proprio che ne farò 4. No, ho deciso 4. Beh, ma tu puoi decidere quello che vuoi, io ne faccio 2, al massimo. Ciao, Simo! Guardate che sposto la camera in mezzo ai coglioni. Qua forse va un po' meglio. Allora. Bisogna ricominciare tutti i comandi da capo, bisogna rimparare, Ricky. Non vedo l'ora. Ascolta, Rio, ma ti devo silenziarti fin da subito? Cioè, no, così per sapere. Sì, però io nel frattempo ho platinato anche un altro gioco. Cosa... quindi è il livello di Cortex, hai detto? Sì. No. Ho preso la d'oro qua. Serve con 16 secondi di scarto, poi l'ho preso. Porca troia. Nulla. Vabbè, cominciamo. Ma qui non mi ricordo come si fa. Allora, devo fare qui. No, questo posso anche non farlo. Devo raggiungere il posto. Allora. Non mi ricordo un cazzo. Allora, cerchio per fare la mossa. X per saltare. Quadrato per le pistole. L2 per l'HUD e L1. Sì, dimmi un consiglio. Io c'ho i suggeritori, Ricky. Chi è? Sarà Simo che ti suggerisce. Eh sì. Grande. Ma perché ha sparato laggiù? Dio bono.
Devo già ricominciare. Al napalm. Aspettate un attimo. I Bandicoot stanno per arrivare. Devo raggiungere il posto. Ma dai, mi dimentico. Oh, io ho perso tutta la dinamica nelle dita. Non riesco più a fare un cazzo. Non riesco più a fare. Sento uno che ha appena preso in mano un pad in vita sua. Hai appena preso un pad in mano? Per la prima volta. Droppiamo Crash. Niente. Ciao, prova. Possiamo cambiare livello. Quando si davanti che abbiamo dopo la TNT paralizza direttamente quella senza fare tutto il giro sotto? What? I Bandicoot stanno per arrivare. Devo raggiungere il posto. Ah, forse ho capito. Sbagliato! Vedi, Dio, porco! Non l'ho trasformato. Sì, sì, giusto. I Bandicoot stanno per arrivare. Devo raggiungere. Ma ho fatto tardi. Fatto tardi, dove dovevi andare? Ho perso il gabbiano. Ah, hai perso il gabbiano? Il gibbone. Dio. Perché non spara lì? Va non bene. Spara diritto. Grazie, Simon. Spero che mi questo servirà. I Bandicoot stanno per arrivare. Devo il gibbone. Il posto. Fresh account su NOS. Devo sparare. Perso tempo. Quanto arrivi da Crash, Ricky? Non ci sono ancora arrivato da Crash. Ma come no? Sono ancora all'inizio, non riesco a fare il primo pattern. No, neanche io sono arrivato da Crash. Che cazzo chiedi? No, non sono nel chill. Per niente, Dwight. Il posto. Ma infatti io ti invito a rimanerci. Ma è difficile, vabbè, quando c'è Crash. Dio! Ma tu ancora ti ricordi i tempi? No, non mi ricordo un cazzo. No, mio fratello ancora si ricorda quanto arrivava da Crash. Okay. I Bandicoot stanno per arrivare. Ma lui è preso. È impossibile schiacciare il tasto giusto, incredibile. Sarò nel chill quando finalmente mi deciderò ad arrendermi a Crash. Perché se ci sto ancora giocando è perché in realtà non mi sono ancora arreso. Ma non puoi arrenderti. Certo che posso. Ma io penso proprio di no. È una carta che mi giocherò soltanto al momento opportuno. Anzi, se non l'ho fatto prima è soltanto per te. Io. Ma quanto sei buono e caro. Visto, visto. So. Quando voglio bene i miei amici sono molto a 35? Ti ho superato allora. Adesso faccio le transform bomb. Guarda che mi avevi già superato da un po', non te lo vorrei dire. No, sto parlando con mio fratello. Ok, sorry. No. Servirebbe come ospite nelle live, tuo fratello. Telecamere? Io esco dal livello, vado a fare quelli indietro. Tanto è uguale, l'importante è che faccia le reliquie, no? Telecamera? No. Rotto il cazzo. Ma guarda che Ark non ha detto che è troppo difficile e lungo. Ark ha detto che è troppo lungo e basta. Tutto qua. Perché non spara lì? Non ho mai parlato di difficoltà su Ark. E poi scusami, non vorrei avere i benefit che c'ha Samu. Io Samu lo conosco da anni. Poi adesso arrivi te e vuoi gli stessi benefit di Samu. Ma non ho parole. I badge?
badge. Vuoi badge? Castello di Cortex, devi fare la Toys for Bob, ha detto mio fratello. Ma guarda, tuo fratello può andare, visto che è piccolo, non lo mandiamo a raccogliere le pannocchie. A raccogliere le pannocchie? Tuo fratello può andare a raccogliere i Chupa Chups. Gli piacciono i Chupa Chups? Sono buoni i Chupa Chups, eh. Ma qui non mi ricordo Hunger Boda. Infatti, Dwight, te lo ripeto, nessuno ha parlato di difficoltà su Ark. Io ho parlato del fatto che è lungo. E non ho nessuna voglia di fare roba lunga. Allora, la parte di Cortex l'ho masterata. Vado su... No, molo per surf elettrici col cazzo. Lì mi viene in mente Mr. Piggy che vola e mi nervosisce. Esatto, proprio lui. Faccio questo. Fai una giravolta, vai. Ce la facciamo anche noi, Ricky, a fare la Toys for Bob, ha detto mio fratello. Ma tuo fratello può dire quello che gli pare. Non è possibile! Le carte con la colla? No, Dio, no, io ho perso tutto. Non ho più le mani, sono senza mani, le ho perse. Non riesco a fare un cazzo, sai cosa vuol dire che non riesco a fare un cazzo? No, ho perso dimestichezza con i comandi. Non riesco nemmeno più a saltare! Visto. No. Ma le carte con la colla? Con la colla? La vinilica. Ma guarda, di Giovanni. Quando saremo a Castello di Cortex, io sarò l'uomo più contento del mondo. Ma guarda, se non fosse perché io sono lento, tu saresti già al Castello di Cortex. Ma non lo so. Secondo me sì. Sì, ma io non mi ricordo come si gioca Crash. Ma neanche io, guarda che non riesco a fare nulla, te lo giuro. Adesso so giocare meglio Cortex che Crash. Scusate ragazzi, stasera le madonne partiranno, eh. Preparatevi perché stasera è la serata giusta questa. No! Non è possibile! Mr. Piggy! Dai, Ricky, l'appuntamento di domani sera andrà meglio, sicuramente. Appuntamento di domani sera? Per cosa, scusa? Di Crash! Ma domani sera non è venerdì? Sì! Non c'è mica il beverdì domani sera. Ho deciso di sostituirlo con Crash. Sì, ed Esme e Archie sono d'accordo. Ma non importa. Come non importa, scusa. Guarda, non mi interessa loro. Pare che questa cosa non mi fa stare molto nel Cile, eh. Zero proprio. È lungo, lo si finisce in due, lo si... Finisce in 5 live, troppo, 5 live da dedicare a Dark, non ce le ho, mi piace. Ciao, benvenuto. L'hai amato questo gioco? Ma lo amo anch'io quando non ci devo tryhardare sopra. Ma hai incollato le carte? Con la colla vinilica di Giovanni Mucciaccia? 3 secondi da Crash.
Sì, l'ho letto tutto, vai, però ti rispondo alla parte più interessante. Poi scusami, non mi sembra che tu stia facendo tutta questa paternale anche ad Esmo. Ti ricordo che anche Desmo ha droppato Ark, non solo io. Adesso so giocare meglio Cortex che Crash. Adesso vuoi tutti i livelli con Cortex. Sì, Simo, domani sera facciamo Crash. No, no, domani sera facciamo un tubo di niente. Domani c'è il beverdì e se non c'è il beverdì vado avanti con Final Fantasy. Dio. Donna di Dio. Ma no, domani Crash, Ricky. No, no. Giochi te a Crash, ma... Ma perché? Perché sono tardo? Per quale motivo sono tardo? Porca troia! Dwight, anch'io vorrei alzarmi domani mattina con un assegno a 8-0 sul comodino, però non è possibile, vediamo. Beh, forse un po' too much 8-0. Giusto, con 7-0. Dici che va meglio così? Può essere. Essere. La vita mi ha insegnato che se tu devi chiedere una cosa, non chiederla impossibile. Chiedila comunque realizzabile. Realizzabile. Che altrimenti sei tu stesso a renderla impossibile. Giusto. Queste perle ricordatele perché sono molto importanti. Vorrei sapere dove l'hai pescata questa perla, è possibile? Lo sono inventata adesso. Ah sì? Ci stai come filosofo improvvisato, eh? Ci sta? Ma sai che ho realizzato soltanto adesso che Jacopo è su Twitch è bambino in cantina? Sì. E non lo sapevo! L'ho scoperto prima! Cioè, qualche volta quando facevo la live di compleanno di Silent Hill 2... Ho fatto un bambino in cantina, questo bambino in cantina a parlare con me in chat. Mai non avevo idea che fosse lui. 20 secondi da Crash. Tu non me l'hai mai detto? Ma non lo sapevo neanche io. Le piante che ti mangiano! Avete rotto le... Ok. Troppo lento! No, telecamere! Telecamere. Crash 2, mi mancano solo 6 riti d'oro e poi prendi il platino. Molto Crash, bene. Crash 2 mi sa che è il più facile, sai. La storia del 2 ti ha coinvolto sentimentalmente. In cosa ma io non prego? Me la ricordo la storia del 2. Cosa si leva nel 2? Sa che non mi ricordo. Ma se devo essere sincero, il Crash che mi è piaciuto di più è sempre stato il 3. Della trilogia, intendo, ovviamente. E niente, per... 3 secondi non l'ho presa a platino. Ma andate a... Quanto arrivi da Crash? Ma sto facendo un altro livello io. Ma come un altro livello? Sì, ti ricordo che io sono indietro. Quindi sto facendo sì, le lingue indietro. Ma è contro il regolamento fare un livello diverso. Ma non è un livello più avanti, è un livello più indietro. Tu le hai già fatte. Cazzo ti devo dire? Ma è un regolamento sbagliato allora. Allora è un regolamento sbagliato che tu abbia più reliquie di me. Quindi spegni la play finché non ti ho raggiunto. Ma non ti muovi. Appunto, quindi vi aspetti. Vita naturale durante. Se stai in ferie da 3 mesi e piangi. Chi è che sta in ferie da 3 mesi? Ah, sì, per il lavoro. Scusa, ma chi? Ma io non ho capito. Ma tu Dwight stai dicendo cose a caso stasera? Cioè... Ma Dwight, vai a studiare al nobile, per piacere. Esatto, cioè non rompere i coglioni, ma... Cioè, ma non c'ho parole, non riesce ad accettare che gli ho detto di no ad Ark. Incredibile, incredibile. Vai a pilotare i razzi. I razzi? All'istituto nobile?
un'evidente scuola per fighetti. Che Cortex ti chiedeva di prendere i cristalli, invece Embryo ti chiede le gemme per spaccare la base spaziale di Cortex. Dio. No, non me la ricordo per niente io la lore del 2. È grave? No. Vabbè, ma Crash non è un gioco che ti ricordi per la lore, di sicuro. Cioè, Crash te lo ricordi per le bestemmie. Dio! No, ho sbagliato tutto nella mia vita, tutto! Tutto. No, Ricky, non dire così. No, ho sbagliato. Ho fatto una cazzata. No, dai, 23 secondi. Qui ho accappato il tempo. Bravo Simo, che qua ci hai fatto la Toys for Bob. Non è possibile. Tutto l'istituto nobile. Considera l'assemblea irregolare, quindi? Cos'è, scusa? L'assemblea irregolare. Le carte? Vaffan. Preacquista The Last of Us parte 1? Ma guarda. Mi è uscito all'avviso di Epic. Da spostare la webcam. Ah, è vero, perché lì c'è l'orologio. C'hai ragione, sì. C'hai ragione. L'orologio? L'orologio. Lo metto qua, guarda. Posto. Scusa, non mi ero accorto che là c'era l'orologio. Perdonami, figurati. Anzi, grazie per avermelo fatto notare. Se Firefox si fa vedere. Visto che è 5 settimane senza Crash e sta soffrendo. Beh, vieni a salutare. Beh, non è detto. Vediamo se lo fa. Se non lo fa, la prossima volta che mi chiede ma perché non porti Crash, gli dico perché tu non ci sei mai. Voglio vedere cosa risponde. Niente, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato perché non mi voglio bene. Adesso... Sì. Vado a fare un altro livello, così imparo a giocare Crash. Io non so cosa dire, io ho soltanto bestemmie in gola. In questo momento. Soltanto bestemmie in gola. Un altro livello. Voglio dire, ma quindi non posso andare avanti? Non posso fare calma e sangue freddo? Puoi andare avanti, palla. Andiamo a fare calma e sangue freddo. Strano che tu droppi un livello così, eh. Ma perché è inutile che faccio la prima parte e poi non mi ricordo come si gioca Crash e quindi muoio. Vaffandone. Mi segui? Sì. E ti seguo, arrivo. Non sono pronto. Anche Ricky ci vuole fare la Toys for Bob qua. Non è vero. Come non è vero? Sono già stanco ed è mezz'ora che siamo in live quasi. Quindi dubito fortemente di fare la Toys for Bob. Vai, andiamo. Andiamo. Ah, qua ci sono gli scienziati del CERN. È vero. Ok.
Allora vai, non hai altro da dire? Hai finito tutte le tue pane accuse nei miei confronti o c'è qualcos'altro che devi dire? E lì come faccio, scusa? Scusa, dove ci sono le due casse? Ah, devo scivolare, ok. Ci sono gli squali? E squelido? Nella ferrovia ci arrivavi a 11. Come a 11? Ci sono arrivato a 17. Devi arrivarci a 11. Sì, ma voglio dire, possono anche raccogliere le pannocchie anche qualche volta, eh? Ma come le raccolgono queste pannocchie, Righi? Con il culo. Ai marinai? Quando scendevano per fare la pausa in terraferma, raccoglievano le pannocchie col culo. Antica tradizione marinara. Ma vaffanculo! Squalo di merda! Ma Ricky, non mi sembri nel chill. Tu dici? Ti aprono scommesse. Quando è che Master League 97 cambierà gioco? Forza, forza, chat, non siate timidi. No, Kupuna Wa! Ande Kupuna Wa, la migliore di tutte. Ma via! I portoni! Via! Devo fare il bagno nel Gange. Grunge. Grunge. La musica grunge. La posso fare? Guarda, Simo, ci credi solo te. Ma io non ci sono ancora arrivato alla rotaia, capisci? Io ci arrivo, ma tipo a 17. Come cazzo ha fatto tuo fratello a arrivarci a 11? Dio bello. No, perché Dio è una bella persona, però... Non arrivo alla rotaia. No, stasera Madonna a profusione. Sto. Ma questi squali perché saltano? Che cazzo ne so, Dio buono. Dopo non so. Cioè, se ci pensi effettivamente, perché uno squalo deve saltare fuori dall'acqua così? Dio. Ma la prendi quella cassa di merda! Sai perché saltano? Perché fanno le spaccate nei campi delle pannocchie. Madonna di Dio! Non so se sono mentalmente preparato. Ben 6 secondi sono arrivato alla rotaia. Kupuna Wa? Io.
perché c'ho la merda in testa? No. Dio. Ho disattivato il tempo. Ricordami una cosa, la prossima volta che dobbiamo fare nelle nostre live future dei platini insieme o comunque cose del genere, non sarà su cose così difficili. Hollow Knight. Quello non, non dobbiamo farlo insieme. Se vuoi. No, grazie. Come no, grazie? Sono a posto così. Ma Ricky, questo è solo l'inizio del nostro cammino. Sì, ma questo inizio sta durando da troppo tempo. Vorrei cambiare, fare qualcosa di diverso. Ma in realtà... Sì. Sta per finire. Per te forse. No, no, Ricky, ti ricordo che finirà insieme questo cammino. Ti ricorda quando da piccolo alle elementari facevamo le maratone sociali? Io stavo sempre indietro perché dopo un po' mi rompevo di correre. Quella volta tagliai il traguardo camminando. Io non riesco a recuperare le mani allenate. Per quale motivo? Lo squalo! Omega Weapon! Magari. Guarda. Piuttosto adesso attaccherei la Play 1 e farei un salvataggio fresh di Final Fantasy 8 e andrei a affrontare Omega Weapon, madonna del Peccato rosa. Che non si può. Ma preferirei mille volte affrontare Omega Weapon che fare sta roba. Affrontare Omega Weapon mille volte? Bravo, sì, cazzo. Non è possibile. No. Non puoi venire a farmelo tu e poi muori. Timo, ti va di fare share play? Prendi tutte le platino e io non so cosa darti in cambio. Io vorrei sapere perché io bello poco passa attraverso le casse anziché frullarle. Non mi ricordo nella ferrovia, no? Dimmi. Quando attivi il punto esclamativo? Sì. Devi fermare il tempo per far spawnare le casse? Sì. A 9 secondi alla rotaia, ma come si fa? Dio buono. Ok, 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 stiamo migliorando.
Stiamo migliorando. Ma vaffanculo, nitro di merda. Niente, 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 impossibile. Dio! Dio! Ricky, mantieni la calma. Muah! Non è contemplato. Io. 13 secondi alla rotaia, però non è possibile. Beh, non ci sono mai arrivato a 16 secondi alla rotaia. Ma vaffanculo! 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 Non te, il gioco. Hai fatto? No. Perché? Tu? No. Ma sti bambocci col timone, io che ti fanno le spaccate. Madonna, le spaccate sui timoni. Aia. Dai, ma non è possibile però, porco. Dai, Dio buono, Dio buono. Devo fermarlo prima in tempo. Io non lo so usare lo scivolato. Mr. Piggy.
per urlare. Ma se usi la scivolata dopo non riesco a frullare. Vorrei tentare l'impresa di tua sorella e di tuo fratello, scusa. Eh? Vorrei tentare la l'impresa di tuo fratello. Cosa vuol dire? Le le Toys for Bob. Se vuoi farlo anche tu, va bene. No. Solo che sai, so che sei uno che tryharda. E magari non ti va tanto giù il fatto che il tuo fratellino le abbia fatte e tu no, ecco. No. Oh. Fratello adesso sta cominciando ad essere un mentiroso, inizia a tirarsela. E no, non lo devo rallentare il tempo per spawnare le casse. Lo devi rallentare quando prendi la cassa, ma lo devi togliere poi. Puoi rimetterlo. Tipo ta ta ta. Matami. Mi hai fatto perdere. Io ti ho fatto perdere. Fratello dice che ha fatto solo con la scivolata e lo spin, senza un triplo spin questa Toys for Bob. Ma se la sta tirando, oppure ci sta umiliando. Sta facendo il Dwai? Bravo, esatto, praticamente. È impossibile fare questo livello. Ho capito! Dove perdo il tempo? Dove perdi il tempo? Sul ghiaccio. Perché basta scivolare. Che dendo, scusa? Quando rompi la cassa dove c'è la TNT? Scivola via poi. Cioè con semplicemente levetta e cerchio. Cioè per andare più veloce sul ghiaccio ti conviene scivolare. Mentre frullo?
No, frulli e poi scivoli. Così la scivolata sul ghiaccio. Oh. Ma mi schianto. Ma magari lo facevi già. Schianto contro le nitro. Ciao Firefox. Cosa precise quattro righe? Cosa vuol dire? Ma porco. Va bene. Va bene, va bene. Tanto penso che questa live non sarà proficua. Non dire così, Samu. Beh, sì, serve solo per riprendere la mano. C'è qualcuno che può farcela, quello sei proprio tu. Beh, ma lo sapevamo entrambi. Non lo so come non sono morto in quella nitro. Niente. Impossibile andare avanti. Devo fermarlo subito il tempo. Che hack? No, non lo stavo citando. Aia, siamo chiusa le hack. Cheat engine su console. Cheat engine su console. L'ho fatta d'oro 57-36. Mandate a fanculo. Ciao, nel telefono è 4 righe. Se avessi usato una in più sarebbero 5. Cosa vuol dire, scusa? Epox, tu stai bene, vero? Ti chiedo perché. Insomma, è un'affermazione un po' strana la tua. Dai, ma sono un coglione. Cosa ha fatto Firefox? Ha detto: il ciao nel telefono è 4 righe. Se avessi usato una o in più sarebbero 5. Non riesco a decifrare questa frase. Datemi le stelle di Rosetta. Io se bastassero quelle oro avrei già il platino da, già da chissà quanto, porca troia. Niente, deve fare l'animazione da scemo quando sale sopra i binari. Vado su Telegram. Ah. Ma è bello che non te l'ha fatto mandare, sai? Cioè io quel messaggio che hai mandato non lo vedo qua in chat. Fammi vedere in live su Twitch proprio. Cioè da OBS non me lo fa vedere. No, non te l'ha fatto mandare, beh, perché io qua non lo vedo né su Twitch né su OBS.
Niente, io mi dimentico di attivarlo subito. Sì, sì, ho capito, ho capito. Ma perché, Dio? Yo! Ok, si ingrana. Ti è scaduta la sub, Firefox. Beh, buono, no? Così può rifarla. Sì, ma mica lo obbligo, cioè, se ha voglia, se può, se vuole, ok. No. Che consiglio? Telefono. Ah, è vero che tu hai due account, uno da telefono e uno da computer. Sì. Lato lungo, qual è il lato lungo? Sì, ci ho pensato a fare quello, però non ci sono riuscito l'ultima volta. Ok. Ciao Desmo, madonna cara, cazzo ce lo puoi dire. Torna utile dopo. No, no, Mirko. Dio. L'hai fatta, Ricky? No. Ciao, Mirko. Dio. Sì, non ci sto più giocando, lol. Però io e Ricky adesso pensavamo di fare un fresh account su NOS. Aspetta, è quel Mirko? Sì. No! Ma vi conoscete?
Prendevamo per il culo Nico io e lui. Slitta. Prendiamo per il culo Nico, stallone. Madonna, sì. Ciao. Stiamo per il culo, tipo, quando faceva tutti quei racconti strani sul fatto di aver shottato uno che era tipo il Gesù in terra. 3400 euro su NOS? Sì, proprio quelli. Ma quello ho fatto. No, quello ho fatto. Io. Non lo so, Mirko, se riesci a trovare un buon retro. Noi abbiamo provato a cercare, ma fanno tutti abbastanza schifo o sono vuoti. Però l'idea di rigiocarci un po' c'era, in realtà. Sì, e per quanto noi vogliamo. Non ti cagare, infatti. Adesso è proprio anche fare una capatina un po' tipo un official nel in quello ufficiale non sarebbe proprio un malaccio. Sì, ma chi me lo dà l'account? Crea uno nuovo. Ma perché ho venduto l'Esplo più 13, capito? Avevi l'Esplo più 13? Eh sì. Chiaramente però, cioè, si rifà tutto fresh. Il mio account io lo lascio là dov'è. Non è che lo riprendo in mano. Io porco. Al massimo se me lo concedi mi passo solo il mezzo di locomozione. Vabbè, ma vaffanculo. Beh, il mezzo di locomozione è obbligo. Visto che ho la scopa mi ripasso quella. È noioso. Ma ci sei rientrato nell'official? Ma sta palla chiodata! Milani per fare i soldi. Ma no, andiamo a Shanera a droppare le ali d'angelo. Sì, se adesso non valgono 10 centesimi. Sì, sì, mi ricordo Firefox. Guarda che comunque, cioè, nel senso, parlando di un eventuale ritorno, è più che altro per il meme, non tanto più che altro per diventare forti, andare a corona, fare i culi e roba del genere. Sì, forse comunque avete giocato insieme su Fortnite, voi due. Quindi sì, può essere che vi conoscete. Oh no, Mirko, sono... è mio fratello, quindi può essere che qualche partita l'avevamo fatta. Oh no, siamo... Cosa c'è, Ricky? Sarebbe più per il meme. Più che una cosa seria. Ma che per il meme? Tu vorresti tornarci sul serio? Non credo. Ma ti sembra che io faccio le cose per il meme? Beh, Trombone Champ era per il meme. Vero? Devo ricomprarlo? No. Però scusami. Cioè, è vero. Davvero torneresti su NOS? Sapendo quello che c'è da perdere per ritornarci. Quindi tipo la sanità mentale e il tempo. Ho perso 4 secondi. Ma guarda, l'unica cosa che non mi fa tornare su NOS, cioè, se dovessimo prendere quella decisione. È il fatto che so già che lo lascerò.
per quando uscirà Starfield. Bene. Che nel, come dire, il presupposto del ritorno è, non è una cosa seria, cioè ci sta tranquillamente a lasciarlo. Dove sei arrivato su LOL? Quello che frena di più è, vero. È che probabilmente saremmo gli unici fresh avventurieri del server, porca troia. Alle topoli. Va bene, va bene. Buonanotte, Simo. Buonanotte. Platino 2, 60 LP. Beh, buono, dai. Al massimo, Ricky, se vuoi ti posso proporre una cosa, però... Ho paura. Cosa vuoi propormi? Cioè, magari non solo a te, eh. Tutta la gilda. Oddio. Però... Dimmi. WoW. World of Warcraft? Non sarebbe male. Ma... si pusha il diamante. Ma fallo questa di season il diamante. Ah beh no, deve ricominciare la season ancora. Io sto per rinunciare. L'unica cosa è che World of Warcraft potrebbe portare via un po', credo. E poi quando uscirebbe Starfield, no, ma... lo dropperesti? Esatto, capito. Sempre quello è il punto. Cioè, sempre a patto che Starfield riesca a prendermi. Certo. Però hai i presupposti per farlo, per cui. Gioco contro il Platino 1 di 4 sono dei cessi. Beh. Dove giochi? Poi mi busti. Noi tutti vogliamo il ritorno di Samu su League of Legends. Hai zitto che hanno messo i trofei anche lì? No, hanno messo gli achievement. Sì. Porco due. Main support, attenzione. E chi è il tuo carry? Fabio. C'ho sonno. Perdendo tempo su ogni fronte. Col tempo che sto buttando a tentare di prendere una reliquia che non mi verrà mai, avrei potuto finire Barbie.
Ah, ok, va bene. Babilonia. Ma Dio, come Babilonia. Tuo cane. Ma com'è possibile? Sì, vabbè. Allora fai quel cazzo che vuoi. Cosa ti devo dire io? E niente. Voglio la skin, cambio skin. Di skin mate. Vai, quella retro. Vai. Sto rompendo il... Ora. Madonna. Dio, cane! Cane! Cazzo! No, non posso spaccare il joystick perché... perché costa... costa 80 euro. Ma Dio, porco! Io comunque non... mi aspettavo una live di fallimenti, perché era tipo un mese che non giocavamo a Crash. Sì, sto ancora lavorando purtroppo. Cioè, purtroppo, in realtà per fortuna, però. Hai ancora vinto il Super Enalotto? Io. Stessa azienda, stesso lavoro. Te invece? Studiavi tu? Ma lavori? Che fai? Oltre i bocchini? Questa non l'ho vista arrivare. Mi ha distrutto, mi ha. Lavoro al Quirinale. Che cazzo vuol dire lavoro al Quirinale? No, c'era il concorso per diventare carabiniere. Ah, ok. Fiamme gialle. Dio boia, Dio boia. Io ho bisogno di aiuto, io ho bisogno di aiuto, io ho bisogno di aiuto, io non sto bene, io non sto bene, io non sto bene, ok? Io non sto bene. Voi dovete guardarmi negli occhi. Quel Quirinale è quello dove esce Salvini, tipo? Io non sto bene, io non sto bene, io non sto bene, io non sto bene, io non sto bene. Ma questo... quello è il Viminale, no, il Viminale che cazzo è? Un colle di Roma, tipo, era? Questo è un appello. Bisogno di aiuto. Salvatemi. Vi prego. Vi prego. Ricky, stai zitto! Non mi fai concentrare, cazzo! Non me ne frega un cazzo! Non me ne frega niente! Niente me ne frega. Ora, guarda, non riesco a superare questo livello per colpa tua. Me ne sbatte il cazzo. Questo Quirinale di merda. Se lo superi, lo supererai. Ho dei voglia, ho dei tempi. Me ne frega un cazzo. Oh. Quirinale. Palazzo del Quirinale. Sì, è quello di Salvini. Sbagliato tutto. E cosa fai? Il portaborse?
E anche oggi si porta a casa la... Così si balla col manichino che sembra vero? Perché anche oggi si porta a casa una reliquia? Ricky? Sì? Cos'è successo? Niente. Perché? Perché sei fermo? Niente, stavo guardando una roba sul PC. Scusa, ma perché mi hai fermato? Telecamera? tranquillo, Depris, guarda. Praticamente ormai non considero me stesso più in... come si dice? In lizza per l'ambito previo. Più che altro per fare compagnia alla persona che sta nelle mie cuffie in questo momento. No, ma devi sapere che, caro Lizza, tutto bene, no? Lizza, Depris. Depris. Credo che ho sentito Lizza io. Vabbè, comunque faremo il trofeo di platino, lo prenderemo assieme. No, guarda, oggi... Nello stesso istante. Adesso più che mai posso confermarti che non sarà così. No, sarà così. Comunque, il palazzo del Quirinale, edificio alla sommità del suddetto colle, dal 1955 residenza dei presidenti della Repubblica Italiana. Ho capito, ma cosa fai lì dentro? I bocchini, come dicevi tu. Pulisci i cessi, il portaborse della Meloni. Oh, guarda, lui ce la sta facendo alla grande, sono io quello indietro, quindi... cioè, non è quello il punto, però io ormai mi sono... telefonica? Quindi sei tipo il segretario? Sì, pronto, vorrei parlare con... Alberto? Sì, Alberto Angela. Dubito che Alberto Angela stia al Quirinale. Vedi, Ricky? Depris l'ha platinato, anche noi lo faremo. Più che altro, Mirko, la vera domanda è... Tu adesso, vabbè, lavori lì, stai facendo il concorso, eccetera. Ma quanti di questi posti hai comprato per finirci dentro? Perché, insomma, si sa la realtà, per finire lì... O hai comprato... O conosci qualcuno... O qualcuno ti ci ha messo, perché è difficile ci si arriva per i meriti, difficilmente. Ma in realtà, secondo me, ce la puoi fare lì. Sì, cioè, però è durissimo. Per fare quello che fa lui... È durissimo. Segretario, cioè, no, segretario, tipo la segreteria telefonica, quello lì che quando rispondi dice devi attendere la tua posizione a, alla posizione 7444 e quindi poi ti mette la musichetta della lounge dell'hotel e tu devi aspettare e lui fa quello. Ti sembra davvero too much? No, non lo so, sto scherzando, non lo so come funziona, cioè, ma la gestisce a livello... A livello informatico, immagino. Beh, sai, parlo più che altro perché tipo quando cerchi di entrare, per esempio, nel pubblico, tipo, non so, ci sono tre posti, che poi vabbè, già tre sono abbastanza, sono tanti per loro, due sono già tipo prenotati, comprati, dopo c'è il posto riservato allo stronzo che riesce effettivamente a dare prova di sé. Sì.
Eh? No, Ricky no. Ma adesso la farà anche lui. Sta entrando il congelatore, chiudi con la serratura della porta sulla sinistra, della destra, poi il lucchetto con la chiave a sinistra e la serratura verso destra, chiudi. Hai fatto tirocinio tramite la scuola e adesso ti hanno assunto tempo determinato per 3 anni. Vabbè, ci sta. Combo con scivolata più la rotazione. No, no, non è roba che fa per me. Non ce la farei. Non è roba che... Spero che comunque la paga sia buona, dato che sei in mezzo a, diciamo, alle persone più pagate d'Italia, praticamente. Sì, anzi, probabilmente sarà pagato molto più di quanto deve. Esatto, infatti, vedi. Da media italiana cosa è? 1.400. Vabbè, sarai un 1.800. Forse no, forse di più. Ma guarda Depris, come farò il livello più difficile del gioco? A stento so se ci arriverò. Ok, ok. Vabbè, ci sta. Avrebbero potuto fare di peggio. Ma guarda che per il lavoro che fa. Te li sto dando io quei soldi, capito? Guarda che quello stipendio lì che prende per quello che sta facendo è anche troppo alto. In realtà, se proprio dobbiamo essere pignoli. No, però si sa. Vabbè, no. Ma per il posto in cui è appunto giusto, anzi, è anche poco, probabilmente. Ma non è tanto per il posto, cioè io penso che sia più importante il prestigio che il posto. Cioè, se io lavoro al Quirinale ma pulisco i cessi, non mi devo beccare, che ne so, sparo a caso 1.700 per dire, la butto lì. E invece sì, perché devi pulire il cesso molto bene. Perché lo devo pulire molto bene. Quindi vuol dire che se lavoro in un posto del cazzo posso non pulirlo, che tanto... Ma no, ma ci sta infatti, Mirko, ci sta. Ma secondo me non bisogna tanto guardare il posto quanto il prestigio del lavoro, in effetti. Ecco, mettiamola così. Beh, adesso un K forse no, eh. Però un K è anche troppo poco, ma per qualsiasi cosa, dentro e fuori da lì. Sì, fa curriculum, però magari non ci stai 3 anni per fare curriculum, capito? Cioè, lavorare 3 anni a 1.000 euro al mese... Vabbè, ci sta comunque. Ma è buono, infatti. Guarda, non mi tentare, perché attualmente sono talmente demotivato, triste, depresso, eccetera, che potrei anche accettare. Io invece oggi ho terminato il quiz per la missione all'Enel. Davvero? Sì, mi hanno selezionato per fare dei test. E boh, non sono andati particolarmente bene in realtà. No. Però spero di essermi gestito bene le risposte giuste da quelle non date e di aver dato meno risposte sbagliate possibili. Perché ti toglievano punti quelle sbagliate. Ma no, tranquillo Depress, cioè ti ringrazio, ma lascia perdere. Ora come ora non... mi demolirebbe ancora di più, ecco. Ok. Ma il tuo lavoro, in pratica, cosa sarebbe? Non rispondi alla gente. Cioè, tipo le reindirizzi? Ah, ok, ok. Non sono quel tipo di persona. Più che altro riconosco di avere certi limiti in certi ambiti, come qualsiasi essere umano. Ok, ok. E io le cose di corsa non sono proprio buono a farle. Ma non solo nei videogiochi, anche proprio nella vita.
Tu invece chiedimi di farmi tutta la strategia più, anche più lunga in assoluto, ma con i miei tempi ce la faccio tranquillamente, per dire. Ma guarda, io ti dico, in Italia probabilmente per stare bene, ovviamente se non hai spese... Bravo, esatto, hai fatto l'effetto, guarda, l'esempio perfetto. Da che uno dei miei, come si dice, uno dei miei obiettivi personali che mi porto più al cuore è stato battere Omega Weapon tipo il Final Fantasy 7. 8, scusa. Lì. Secondo me, se sei una persona con non troppe spese, 1600 già sei nel chill. Parecchio. Ovviamente è molto soggettiva la cosa. Cioè, il denaro è molto soggettivo. Però, cioè, in realtà, capito, cioè, se tu pensi, prima di lavorare non avevi soldi e comunque ci stavi. Dipende dove sei, eh? Dipende dove sei. E dipende anche che lavoro fai. Anche Luca prende 1800-1900, per esempio. E fa l'operaio. Il Gaudo? Sì. Davvero? Vacca boia. 1800-1900 ci sta, è operaio, cazzo. Con agenzia, oltretutto. Un'agenzia? Oppure un amico mio, dall'azienda in cui ero, è passato in un'azienda navale. E si prende 1800, per esempio. Poi ovviamente, cioè, per esempio a me, allo stesso tempo come te, cioè allo stesso modo come te, è andata bene perché a 22 anni mi sono beccato un contratto indeterminato. Quella sì che è una rarità. Da lì poi dopo senza laurea è difficile. Non sono tanto d'accordo. In che senso? Cioè su cosa? No, lui dice uno stipendio da 1800-1900, senza laurea è difficile. Ma non lo so, perché devi sapere che i laureati, almeno nel nostro paese, infatti per questo io consiglio sempre ai laureati di scappare fuori, i laureati nel nostro paese non ne prende pochi. Ma sul serio, poi vengono pagati molto peggio, molto meno. Non si sa per quale motivo. Dipende poi, eh. Certo, ovviamente c'è caso per caso. Però mi è capitato di lavorare con un laureato e io prendevo più di lui, ho la quinta superiore. Secondo me una volta che ottieni la laurea è proprio difficile trovare un lavoro per quella laurea che hai trovato. Esatto. Senza contare che loro... è difficile. Esatto, senza contare che loro comunque... Cioè in Italia non c'è il... scusate il gioco di parole, la cultura della cultura. Cioè loro dicono, bene, questo ho studiato tanto, io non lo voglio pagare soltanto perché ha studiato tanto, non voglio pagarlo di più solo perché ha studiato tanto. Capito? Cioè, è una cosa brutta da dire, però... No, ma infatti non c'entra un cazzo. No, parlavo per la questione dei laureati, no? Che si fa fatica anche a ricevere uno stipendio buono nonostante sei laureato. Aspetta. Quindi c'entra? È pertinente con l'argomento. Ti dispiace se lo invito in canale? No, fai pure. Come cazzo ti chiamavi su Discord? Cazzo è? Cosa hai scritto?
Ma che cazzo è? No, ma sei scemo. Ma cos'è? Dicevo che comunque purtroppo è brutto da dire, ma in Italia anche se tu hai la laurea o no, la maggior parte dei lavori ti sfruttano. Quindi trovare uno che a 21 anni prende un determinato stipendio e cose è raro, capisci? Cioè devi o hai proprio fortuna che dici, vedi, tipo come te che a 22 anni si prende l'incombinato o meno, ma c'è gente che anche a 30-35 anni laureata non riesce a prendere, non li capisci. Ma guarda, ti posso assicurare che oltre sì al fatto che tu dici vieni sfruttato, soprattutto quando sei in un range di età tra 18 e non hai esperienza. 30, ok? Sì, però ti posso dire che molto è anche colpa delle persone. Cioè, io conosco persone che cercano lavoro da anni, magari poi lo trovano, ok? Però trovano lavori che lo pagano 900 euro, 800 euro, 900... Sì, però detto, io ma cazzo, dico... ma ascoltami, ma vai in una Cristo di agenzia che per iniziare è il top... Secondo me, perché ti riesci a tutelare inizialmente, e poi sei tu lì a quel punto che devi essere furbo, cercare di fottere l'agenzia e cercare di entrare nell'azienda. Quello che ho fatto io. Cioè, intanto tu devi cercare. Cioè, quante persone dicono che sto lavorando, ma chissà che cazzo di contratto gli ha fatto il datore di lavoro, e se gliel'ha fatto, tra l'altro. Sì, infatti. Cioè, sì, ma comunque, ripeto, purtroppo butto da dire, ma secondo me comunque in Italia senza quel foglio di carta famoso non si va molto avanti, è difficile, capisci? Ripeto, non dico che per tutti è così, perché pure io, vedi, non ce l'ho una laurea, eppure sto dove sto, prendo il mio stipendio che è sopra la media italiana, ok? Però non, il problema è che non è la normalità questa, capisci? Questo volevo dire, cioè è normale che c'è gente che magari la metà prende pure molto di più di me, magari non c'è la laurea, però lì non è una normalità, dice, non è una cosa normale che tu vedi tutti i giorni, capisci? Perché la normalità, secondo me, in Italia è che tu vieni sfruttato, prendi quei 1000, 1000, 1200, 1500 al mese, basta, stai risicato perché purtroppo in Italia... Cioè, ma è comunque colpa tua. Le cose costano. È comunque colpa tua se fai... Se tu cerchi e non trovi, cioè, che fai? Non è vero, è impossibile. Invece fino ad un certo punto puoi fare questo ragionamento. Io ti dico, io, almeno per quello che ho vissuto io... Non ho trovato problemi. Io sono uscito, però, 62. 62, okay, però okay. Tu guardi il tuo aspetto, tu non, cioè riguarda la generalità. Allora, se anche io, se guardi il mio aspetto, posso dire non ho avuto problemi e cose, perché ho fatto un tirocinio e poi sono entrato. Cioè, posso dire la tua stessa cosa. Però se tu guardi la generalità, ma secondo me la generalità sono le persone. È colpa loro. Cioè, se tu non riesci a trovarti un lavoro, per me è colpa tua, perché non stai facendo le cose nel modo corretto, perché secondo me è colpa nel passare del certo tempo punto, nel passare certo. del tempo riuscirai a trovarlo un posto di lavoro. Però ripeto, secondo me è colpa tua nel tra virgolette, perché ripeto, tu dici tu hai detto adesso prima o poi lo trovi, e su questo posso essere d'accordo pure con te, però c'è gente che magari a 45 anni ancora viene sfruttata, non si può permettere, che ne so, un mutuo, non si può comprare una macchina, perché sì, purtroppo ma la società dipende come Italia, ci arrivi a 45 tutela, anni, ok, però magari su questo punto di vista non c'è la tutela, e allora ti sfruttano, ti continuano a sfruttare, e non hai l'occasione giusta come magari la tua o
con la mia, capisci? C'è gente che arriva a 30 anni non ha un'esperienza lavorativa. C'è gente che vedi arriva... Ma quello perché non c'è esperienza lavorativa? Però ma perché non hai avuto voglia di fare un cazzo? Ma non è ma non sempre è così. Non sempre, perché mo ti dico una cosa. Io ho fatto un tirocinio di 6 mesi, no? Mi hanno fatto un contratto a 3 anni, ok? Dandomi tot. Secondo te fuori con un tirocinio di 6 mesi, dove tu per alla fine per imparare un lavoro, ok? Per imparare bene una cosa ci vogliono anni e anni. Secondo te al di fuori me cioè, mi avrebbero mai fatto un contratto del genere? Secondo te? Boh, io no. non penso proprio. E io questo sì, ma magari avresti avuto altre occasioni. Non dipende. Ma lì perché purtroppo senza una laurea già secondo me è difficile. Che tu trovi magari un lavoro che ti potrebbe, che ne so, piacere, un lavoro di prestigio e cose. Non lo trovi. Fai il mago con i giochi di prestigio? Sì, sì. Comunque, ripeto, per me. Per me mi sta il discorso un po' o meno, però fino a una certa. Perché ti trovi gente che. Che ne so, datori di lavoro e cose, gente che cerca personale che vuole esperienza, ma se tutti vogliono esperienza, nessuno purtroppo. Secondo me. Se tu non c'hai la possibilità di fare esperienza, no? Che cazzo di lavoro vuoi fare? Ma anche per fare quello che ne so, quello che piace a te, se tu gli cazzata, no? A te in termini generale. Se tu non hai esperienza. Non riuscirà mai a. Ma l'esperienza te la devi creare, anche. Sì, ma come fai l'esperienza? Ma intanto, cioè, non è detto che se tu ti fai il tuo lavoro di merda per 6 mesi dove prendi 900 euro, tu l'hai fatta l'esperienza. Poi sta a te però non rimanere bloccato a prendere 900 euro e trovarti un lavoro più degno. Però se quello lì dopo i 6 mesi dice io non voglio più avere a che fare con te, no? Poi aspetti, ti cerchi un altro lavoro e quello giustamente dice non hai esperienza, fatti un altro tirocinio di 6 mesi perché lo possono fare. Ok, loro ogni volta che tu vai finisci di fare un tirocinio da qualcuno e vai da un'altra parte, possono rifarti fare il tirocinio. Purtroppo in Italia succede questo, la gente fa il tirocinio o è sottopagato o fa il tirocinio. E questo è il problema. E poi devi avere culo che trovi l'azienda che dice vabbè questo che ha fatto il tirocinio è andato bene e ti assume. Allora lì ti posso dare ragione, ma se la gente va avanti a tirocini perché va avanti a tirocini? Perché comunque il tirocinio è. Cioè tu hai una persona che ti lavora come un dipendente normale, che fa le stesse cose di un dipendente normale e ti costa molto molto meno. Perché in Italia c'è questo problema? Anche il problema della disoccupazione e tutto. Perché? Perché la gente ne approfitta. Purtroppo così. Tu cerca di vederla con almeno quello che faccio io in questo caso. Nella generalità. Perché io per come sto adesso posso dire vabbè è colpa degli altri cose, ma in realtà per quello che c'è fuori dico vabbè io sono stato abbastanza fortunato e magari quello lì no, capisci? Non so, secondo me il mondo del lavoro è molto più meritocratico di quanto si pensa, poi magari mi sbaglio. Ma dipende sempre dalla persona che ci sta sopra, qui ritorna sempre ritorna al discorso che ho fatto proprio adesso. Se tu fai un tirocinio e quello va bene al tirocinio, ok? Tu di logica lo vai a assumere, giusto? Perché sai che ha delle capacità. Però purtroppo in Italia è difficile questa cosa secondo me. Perché la maggior parte delle persone pensa fatti fare il tirocinio perché gli costa di meno, come dipendente il tirocinio ti costa di meno. Io mi arricchisco di te, però poi ti mando via, tanto uno come te lo trovo, capisci? Perché alla fine la gente che ha voglia di lavorare, che può di fare esperienza, il tirocinio che lo fa è anche sottopagato, perché il tirocinio è sottopagato. E quello dice, vabbè, tu non mi servi più, te ne porto un altro, me ne prendo un altro e io continuo a macinare soldi. Funziona così.
Poi invece magari vai in emergenza e mi dici, vabbè, tu mi servi, sei fatto una bella esperienza, ti offro un contratto e te lo dà un contratto. Ciao Joe! Ma non sempre così, capito? Secondo me. E poi vedo ognuno ci sta. Pensa come vuole, cioè questo. Questa è il mio. Questo è il mio punto di vista. Male Joe, diciamo. Molto male. Come male, Ricky? Non posso dire che va bene, sarei bugiardo. L'unica cosa che ti posso dire è che secondo me... come vedi siamo tornati su Crash, difficile. Riesco a fare un cazzo. Sembra che non abbia mai preso mai in mano un pad in vita mia. Sta andando così. Non dire così, Ricky. Io. Scusa Mirko se t'ho interrotto, finisci pure il discorso. No, è questo, cioè semplicemente che purtroppo, ripeto, io rimango di st'idea perché ne sento, poi guardo anche interviste che fanno a persone, cose, e il discorso ritorna sempre lì, è la gente sfruttata, cioè c'è gente che viene veramente sfruttata, ma a di fuori del tirocinio, cioè non è pagato un cazzo a livello di ore. Se la pagano 6 euro l'ora già sai, cioè lì è proprio sfruttare. Cioè, tu lavoreresti mai in un posto che ti offre 6 euro l'ora? No. Ma Però c'è chi lo accetta, però è per quello che esiste quella paga. Esatto. E quindi se l'accettano perché la gente ha bisogno di lavorare, ok, come fai a dire che è un problema tuo? Questa cosa qui del lavoro non è un problema, secondo me è metà e metà, non è un problema di una persona, anche perché vabbè, sì, ovvio, l'azienda che ne so, faccio un esempio, magari l'azienda, no, vedi, ha fatto il tempo indeterminato, un esempio proprio banale, però tu nell'azienda con l'indeterminato ci rimani, che ne so, fino a che non muori, ok, ipotizziamo. Anch'io Firefox, anch'io. Però per fare un altro contratto a tempo indeterminato devono aspettare che tu vai in pensione, perché se non gli servono altri dipendenti, che senso ha fai di un contratto a un'altra persona? Sarebbe, certo, rosporto. Ma io a mia volta avrò preso il posto a qualcuno. Esatto, è quello il discorso. Che la persona scompare l'orologio indeterminato dopo di te, cioè se tu guarda, ti faccio vedere, è fortunata. Adesso qua c'è l'orologio, no? Un po' avanti. Non so se hai capito quello che ti voglio dire. Provo a tornare indietro. Non so se hai capito, Cori. Sì, ho capito. Cioè, che comunque... Vedi, è scomparso. Di qualcuno, ma il tuo posto lo prenderà qualcun altro dopo. Quindi ci vogliono anni prima che una persona prenda il posto tuo. Quindi... Ci hanno pensato. Vuole anni, è un ciclo continuo alla fine. Esatto. Però quello che ti dico è... Per prendere altre persone, per avere persone in più, carne che di fanno, cane, prendono e gente con vari dei, e questo è il discorso. Quindi è relativamente colpo di una persona. Si può nominarne, si può nominarne. Tirocinante, ok? E poi dopo i 6 mesi non assumi nessuno, perché nel bilancio della tua azienda, se io assumo a te a contratto anche a tempo determinato, no? Mi viene a costare troppo. Io non ti assumo. Ti ho sfruttato per 6 mesi con il tirocinio. E questo è il discorso. Non so se adesso fosse più chiaro o meno. Sì, vabbè, però prima l'hai posta in un modo che sembrava priva di meritocrazia, colpa, la cosa, capito? Ma non è proprio, cioè, se io lo penso così, non è proprio colpa della persona in sé. Cioè, come ti posso dire? Non è 100% colpa della persona, perché se quella persona gli fa un tirocinio fatto bene e poi non viene assunta e continua a essere sfruttata, com'è morto Joe? Dai, com'è morto il decimo dottore? Che volevo dirti, cioè volevo farti capire che cazzo stai dicendo. Poi ognuno, ripeto, la pensa come vuole. Aspetta, vado a prendermi un mandarino. Tu Ricky come la pensi? Penso che il discorso sia molto profondo, lungo e complicato. Sì,
penso. Cioè, ci sono tante cose. Nel senso, non c'è certezza di nulla. C'è chi non ha voglia di lavorare. C'è chi è costretto a accettare paghe da fame perché deve sfamare se stesso o la famiglia perché magari rimane senza lavoro all'improvviso. Potremmo stare qui a tirar fuori mille esempi. Ma infatti, purtroppo è vero. È vero quello che dici, vedete. Poi, come dicevo prima, un altro problema è che noi, cioè noi in Italia la cultura non vale un cazzo se non in certi luoghi, cioè i datori di lavoro tante volte si spazzano nel culo la laurea, detta come va detta, cioè può capitare, sì, può sì, capitare, sì. Cioè quindi è terribile. Infatti per questo io sto dicendo che secondo me la colpa non è complessivamente così, cioè della persona. Perché c'è gente che è veramente laureata, che ne so, parla sempre un po' del cazzo. Ad Harvard? Ad Harvard? O ad Asgard? Ad Asgard. Giurisprudenza che magari lavora al McDonald's, però mica è colpa loro. Perché magari loro hanno puntato a fare, che ne so, l'avvocato e cose, però ci sono riusciti. Esatto. E questo è il discorso, anche questo fa parte proprio. E quindi lì lavoriamo è che magari o ti sfruttano oppure che ne so, anche me che in realtà è difficile, sfrutta nel senso. Ti danno la paga base. Esatto. Fino a per vivere, quindi che so, 1.400, 1.500. Quindi che anzi va bene, perché ripeto, secondo me non, c'è gente con la laurea che prende lo stesso. Magari che possono essere infermieri, cose quindi ripeto, il discorso di prendere e trovare un lavoro che guadagni tanto è anche di fortuna. Poi vabbè, se sei raccomandato è un altro discorso, perché purtroppo in Italia pure quello è vero, pure quello è vero. Fa molto molto. Se raccomandato è capace che tu a 22 anni c'hai un posto di lavoro che prendi anche 4.000 euro al mese. Se raccomandato è brutto da dire, però è così, come darti torto. Quindi, ripeto, ci sono tanti casi e... mamma guardare la nostra situazione, quello cioè che c'ha, che ne so, due lauree che ti potrebbe veramente svoltare l'azienda, però c'è il raccomandato di turno che pure senza laurea. Laura. Sì, senza laurea ti prende. Prende lo stipendio e sta a posto di quello. Beh, se invece uno c'ha laurea al posto di laurea, come funziona? Non lo so come funziona. Dipende, so. Laura è la figlia, la fidanzata, la moglie. Sì. La figlia. Veronica? Cosa c'entra Veronica, Gio? Jonesy! Hello! Bestie! You're back! Come può? Non lo so. Secondo te? I'm so glad to see you again! Drogato. A che parte? A Rogoredo. Ma sta lavorando, no? Sei? Non lo so. Non lo so dove sta lavorando. Qualche tempo fa lavorava. Si fa le pippe come lavoro? Come lavoro si fa le pippe per caso? Ma sì. Di chi parlate, scusate? Di Gio. O quale Gio? Quixi. Ah, Quixi. Quixi. Comunque io sono offesissimo, Mirko, che non ti ricordi di me, eh? Sono ultra, ultra offeso. Ma può essere, può essere. Ma veramente non ti ricordi? Non lo so, Oh no, io sono offesissimo. Sì, mamma. Ha capito, il cazzo ce lo fa. No. Non infatti la brutta parola. Dai, stai calmo, adesso... Cioè... Te prendevamo in giro Nico quando, tipo... giocava a NOS e aveva dei racconti strani, tipo boh, l'ho shottato chi era, tipo Pdor, no, sì, quelli lì ultra forti. Pdor. Pdor, sì, Pdor. No, da chi è che compravi KK? Io non sai che non lo so. E poi ma comunque NOS, cioè
Sarebbe pure carino come gioco se solo facessero tipo il drop rate di Retro Seven. Non sarebbe difficult top. Days. Sincero. Yeah, yeah. Eh sì, ma se mettono il drop rate di Retro Seven, Difficult Days, guarda, I'm fine. Sì, ho capito, però non puoi mettere, you know, un gioco del Christmas, genere con tutte quelle cose che c'ha, are always very tough. Con un drop rate del cazzo, cioè. So, cioè, che cosa ci fai con 800 di oro? Cioè, ci fai le pippe? Well, at least now I'm fine. And what about you? What about you, guys? Cioè, secondo me is everything okay? You moved in the new house and... I don't know, you have any news? Do you have any news? Manice Nastro... Ricky, ma a te non piacerebbe fare il maniscalco? No. Perché? Boh, ci sta. Non è tra le mie passioni più grandi. E Mirko Vatta? No, va. Mirko Vatta ho giocato con lui sul LoL recentemente. Pensa che Ricky è il fratello di Ovatta. Ma che cazzo dici? No, no, no. Ovatta di merda. No, Ovatta è... abita mezz'ora da casa mia, quello sì. Oh, comunque c'è mio padre che sta nelle Marche, insomma. Oh, vuoi andarlo a trovare? Sì, sarà d'accordo. Ma l'hanno trasferito? Sì. E adesso? E come adesso? Sta lì. E tu? Io sto a Roma, sempre. Gio, ne ho fatti zero di livelli oggi. Sam invece ne ha fatto vivi uno. Da solo? No, con mio fratello Fabio e mia sorella. Ma girate nudi per casa? No. Cioè io ogni tanto. But why the previous owner I'm still is stuck? Why? It doesn't have any sense to me. Perché ha cursed eye, Loki Horn. Che cazzo stai dicendo, Gio? C'è questa... Anche questa Ricky, mi questa sa. È tutta roba di Isaac che io non conosco. Perché Gio me la stai scrivendo in chat? Ricky, anche tu Dimmi. Giri col cazzo di fuori per casa? Oddio, no. Ma come no? No, non è mia abitudine, perché lo chiedi? Ma è la base per una vita libera. Sì, ma io... Tu... Il peccato originale, prima del peccato originale, noi non avevamo i vestiti. Ok, ma... questo non vuol dire che io debba girare nudo per casa, comprendi? E non si può girare nudi? Si può, però penso che ognuno faccia quello che gli piaccia di più. Io c'ero con l'uccello di fuori, Sonia. io non lo faccio, questo. Vabbè, Ricky, potresti provare. Ok. Ma la vera domanda è: perché stiamo parlando di questo? Non lo so. Me lo prometti che ci proverai? Sì, te lo prometto. Però non posso mandarti poi foto. Mandi la foto. Ma come ti mando la foto? Non esiste. Cosa dell'uccellino? Cioè, massimo censura. O no? Va bene. Come va bene? Però solo lì la censura, eh. Vabbè, scusami. Cosa, un uccello? No, sui capezzoli. No, ma io la volevo mettere sull'uccello la censura. No, l'uccello deve essere lì. Perché? Ragazzi, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Tu che cazzo ridi, Gio? Il discorso è andato su temi un po' ambigui. Io! È colpa tua, Ricky, eh. Ma io che cazzo c'entro che avete fatto tutto voi due? Io non c'entro nulla. Niente. Impossibile evitare la nitro. Oddio. Questo è un ottimo tempo. Che rovinerò presto.
Che cosa facciamo domani a proposito? Boh. Se non si decide niente, mi prendo il venerdì e faccio qualcosa di solo. Sessione di Crash anche domani? No! Te la stronco subito sul nascere sta cosa. Hai detto di sì? Ho detto di no. Ma ho detto di no. Domani mi libero. Ma ho detto di no! Impossibile farsi prendere sul serio. Bombone champ. Ma dai, ma vaffanculo. Il Cristo in croce. Il Cristo in croce. Ma sono un coglione a forma di scemo. Che cazzo vuol dire sono un coglione? Well, I'm happy that at least someone is helping you guys. Vuol dire che sono un coglione con la maschera da scemo. Un l'hijab da scemo. Palle, Joe, palle, balls. Balls of steel. Duke Nukem, I've got balls of steel. Che bella quella. Ti devi abbandonare Firefox? No, Firefox. No, Firefox! Ma Mirko, devi... Dopo tu ci inizi a giocare a... A Starfield. Keeper's Balls. Che cazzo sono Keeper's Balls? Le palle del Keeper. Le palle del Keeper? E da dove cazzo sbucano? Da Isaac? Me l'ha scritto Joe qua in chat. Keeper's Balls. Praticamente quando compri un oggetto, ogni tot monete spese ti dà delle stats bonus. Ogni tre monete spese ti dà una stats bonus. Capito. Permanente. Capito. È un oggetto estremamente forte. Si prende dallo shop? Sì. O no. Dalla Secret. O dalla Secret, ok. Ha scritto Joe, infatti, dallo shop. E dopo torni. Secret... Ok. Scusa. Dalla Secret puoi anche trovare C-Section. Aspetta, C-Section? Mm-hmm. Cazzo è C-Section? dispiace, raga, io non sono acculturato come voi. Non morire, ci provo a non morire, Joe. E poi cos'è quello lì? Ah. Eh? No, già ho scritto una roba ma non riesco a leggerla. Aemolacria? No. Anche Death Certificate se l'hai sbloccato. Ah, ok. Death Certificate. Ok. Però okay, okay. C-Section soprattutto. C-Section, va bene. Questi qua sono due enciclopedie viventi di Isaac. Come to mommy, Jason. Come to mommy. Vado a dormire, dai, va. Che domani. Va bene. Va bene, Mirko. Bella. È stato un piacere averti risentito. Buonanotte. Buonanotte. Un tuo amico l'ha trovato. Ecco, perfetto. Sono arrivato a 7 di win streak. A 7 di win streak. No, vabbè. Buono. Che cazzo ti sta succedendo, Gio? Okay, hai cominciato a prendere anabolizzanti? Ma da porco Dio! Questo è nitro di merda! Scusate. No, Rick, stai calmo. Non ce la faccio, Samu! Non ce la faccio! Adesso la fiuscia deve spegnersi adesso, giustamente. Dio boh. Dio boh. Chiedo perdono, ragazze. No, ho iniziato a farmi andare bene tutte le run, non solo quelle che mi piacciono. Lo disinstalli in live? Insomma, mi sembra un po' presto per disinstallarlo, l'ho appena reinstallato. Sono arrivato con qualche tilt di Crash. Sì. Sentire già disinstallare il gioco. Sì. Benissimo, proprio. Sì.
colpevole. Alzo la mano. Tutte e due. Sono arrivato proprio nel momento sbagliato. Quindi, sono un coglione! A forma di scemo. Fire, però tutto il tavolino. No. Oh. Dicevo, ah, Joe, che l'ho appena reinstallato tipo 2 ore fa, quindi non ha senso disinstallarlo subito, ecco. Vabbè, ciao, Arci. Come è stato veloce a installarlo, sarà veloce anche a disinstallarlo. Ciao, Arci! Arci, vieni, dobbiamo giocare. Vai Arci, vieni a sedurmi col microfono in modalità ASMR. Ricky, giochiamo a Super Seducer? Lo platiniamo. Ascoltami, ma tu devi farti curare. Non è possibile che ogni cosa la devi platinare. Io non ho parole, amico. Lo sai che ti voglio bene, ma perché devi platinare tutto? Non l'hai conosciuto su Destiny, allora... No. Cioè, ci conoscevamo già, però in quel periodo era appunto su Destiny, quindi... Minchia, su test tutto doveva completare. Altrimenti non era contento. I trionfi sono importanti? Esattamente. Ecco, perfetto. Bene. Quella è la fase ma ero in top globale. Vabbè, eri insieme a cosa? Blanco, no? Sì. Vabbè, Blanco era di più forse in classifica. Sì. Ah, aspetta. Samu mi ha detto di dirti che ha... Che Joe... Aspetta, no, che cazzo sto dicendo? Samu, Joe mi ha detto di dirti che ha trovato Death Certificate 3 volte in 8 run. Death Certificate. Dio! Ha preso il Dance Blessing, io spero. Samu mi ha detto... Sì, Joe, fai senza citarmi, ok? Ho i neuroni impazziti. Questo cazzo di gioco è un tumore al napalm, ok? Ecco. Quindi. Dai, Samu, sai cosa voglio da te in live? Un grande ritorno su Destiny 2. Madonna. Dai. Guarda, preferirei scaccolarmi con le pinze. Detto così sembra proprio un trauma quel gioco, cazzo. Minchia, come l'ha giocato anche lui. Buono scaccolarti con le pinze. Archibald. Ma addirittura, wait, così? Io quasi lo installo. Dai, voglio vedere gli... Diokan! Voglio rivedervi su Destiny. Mamma mia. Tutti, proprio. Diokan Delabro? Quando verrai a platinarlo con noi... Ma scusate, ma cosa volete da me? Ma cosa vi ho fatto? Cosa vi ho fatto? Oh. Dai, Ricky, su Destiny. E secondo te io ho voglia di comprarmi tutte le espansioni di Destiny? Lo reinstallo per te. Poi per me, scusami. Sai che reinstallare Destiny significa rovinarsi la vita? Sì, per tantissimo. Me. Sì, mi rovino raccontato. La vita per te. Oh, che amore che sei. Però ti non ripeto, sì. Non è che abbia tanta voglia di spendere tutti i soldi per l'espansione. Ma guarda che se lo cominci... scarichi da Epic già te ne regalano uno. Oh, che carini. Adesso non finisci più il gioco a Destiny. C'è troppa roba. Perché ma a parte che adesso... è buggato. Dio. Che è successo? Leggete. Rimango idratato. Non vedo notizie di Destiny nella vita ormai. No, che praticamente ci sono i server a puttane perché li mando fuori. Strano. Vabbè. Sempre. Errore chicken. Errore calabrese. Calabrese. Baboon. Che cazzo di errori sono, scusate, questi? Gli errori di Destiny. Che cazzo di nomi sono? Vabbè, quando ti usciva l'errore calabrese c'era da smantellare. Madonna delle rose. Ma siete allo stesso livello da prima? Ma no, lui l'ha fatto, quello che sto facendo io. Samu è fermo da un po'. Cioè, lo vedo dello stesso livello da un po'. A meno lui ci ha portato a casa una reliquia. Dio. Ah, ne.
No. Siamo vedi su Final Fantasy 14. È un piacere, raga, vedervi giocare a Crash. No, non, se permetti non lo è. Se allora, proprio guarda. Quasi arrivo da te e ti do un abbonamento. Solo per Crash. Sto morendo. Sì, ma le nitro! Le nitro! Arriva dato? Boia. Boia. Boia de. No, non lo so, gli ho scritto. Comunque giochiamo. Okay, oggi pensavo... abbiamo fatto un po' di estrazioni. Ma porco. Buono. Sì, sì. Abbiamo preso un po' di roba. Io ancora c'ho la missione della... dell'hard drive. Non mi finirà mai. Non ne basta uno. Niente, niente, niente. Impossibile saltare il fiume. No, Josie, I can't. I'm weak. I'm sad. I'm depressed. I don't know. I don't know. Apri la finestra. Madonna. Cosa ho mangiato a cena? Allora, Joe, mi sembra un po' cattiva questa. Una cattiveria nei miei confronti. Io potrei mettermi a piangere, avere una crisi emotiva in questo momento. Sono qua proprio pronto a piangere, comprende? Trombone champ. Dio. Trombone champ. Droppiamo Crash. Io ti giuro stavo soffocando ieri. Sì, me ne sono accorto. Ma perché cazzo, cioè sono uscito proprio totalmente che non stavamo parlando proprio niente. In caso un urlo spaventoso. Troppiamo Crash. Volume 10.000 tipo. Sì, esatto, aveva alzato il microfono a 50k. Hai spaventato. Scusa, era trombone champ. Tutta quella roba luminosa sembrava in un trip. Maestà, non è che dico però. Per questo oggi, mentre ripubblicavo la live su YouTube, ho clippato il momento e l'ho mandato, perché ci stava. No, stavo morendo quando... Che buono! My name is Mayo, Joe? Voglia. Vai, voglio My name is Mayo, ci giochiamo tutti insieme. Appena finito Crash. Dio boia. Quanto costerà? 20 centesimi? Non importa, non lo compreremo. Comunque, Samu, non so perché hai il microfono potentissimo da ieri. Sì, io ho dovuto abbassarti un po' su Discord. È vero che è diversa la voce. Cioè, sì, sì, non sì, sono sì. Io che me lo sono sognato. No, 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 ho dovuto abbassarlo prima perché sennò non lo sentivo. Cioè, no, lo sentivo troppo e mi sfondava i timpani. Scusate, il mio cervello sta morendo. stai prelagando. Raga, io non lo so cosa sia successo. Io sento sempre come credo ti come abbia tempo. Preso un po'. È un po' più alto, semplicemente. My name is Mayo, 1,19€. Mamma mia, i giochini della vita. Questi sì. Poi c'è anche My name is Mayo 2 e My name is Mayo 3. Comunque, Ricky, io aspetto il proseguo di The Sims 3, sappilo. Come ti dici già? Io sono lì. Siamo tutti pronti. Eh beh, ma sapete perché Arci adesso si è gasato? Perché ha portato a casa ben due promozioni in una live. Due, cioè, raga, sono fortissimo. Chi è? Broken. Arci è proprio broken su The Sims. Ma, se, mate, ma sai cosa fa fare Desmo? Cracked. Desmo è il maniaco delle pulizie, cioè praticamente tutti sporcano, arriva Desmo e lui oltre a lavorare arriva a casa e pulisce. Fa morire.
Lo sfrutta Desmo in questo modo. Va a morire come cosa. Perché a un certo punto c'è tutti che mangiano e lasciano i piatti lì. Arriva Desmo, finisce di mangiare. Che buono, chi ha lasciato questi piatti qui? E, boh, e si mette alla barra. Mi faceva morire, cazzo. E poi Desmo, visto la carriera da cuoco, è quello che va a lavorare più tardi di tutti, no? Tutti lasciano il letto disfatto. Lui prima di andare a lavorare passa su tutti i letti, li rifà e poi va a lavorare. Pezzo di razza di vita. Ai ai ai. Well, My name is Mai. Sarà così, eh? My name is Mai. Certo. The best game ever. I swear, best game ever. My name is Mayo. Wow. Lesionati. I fucking love it. Porco Dio. Certo, no. Joe la tocchi pianissima. Grande no, Desmo, grande. 800 anni e ancora voglia di lavorare. La tocchi pianissima. Complimenti, Joe. Comunque, Joe, come va su Elden Ring? L'ho visto anch'io, ma ha detto che ha problemi col... No, che serve il pad, che la tastiera non gli va. Cos'è che hai detto, Gio? Non mi ricordo. Beh, certo che serve il pad. Ma Dio, le nitro! Ho problemi con i comandi. Infatti, l'ho detto. Ma con il mouse e tastiera giochi, sei un pazzo. Ho detto che non ha un pad. Ma... Guarda, te lo dico da MK Maximalist. MK Maximalist, mi fai venire. MK Maximalist. Hai mai visto Solana degli ultimi mezz'ora, nell'ultima mezz'ora? Mate, io sto fatturando. Stai fatturando, infatti, ho visto. Che cazzo rido? No, niente, rido per Josie. Che l'ho detto che My Name is Mayo è il miglior gioco di sempre. Lei ha detto che ha dovuto guardare cos'era perché non lo conosce. Poi ha scritto what the heck. Poverina. We are gonna play that after the Crash Bandicoot 4 Platinum. Yeah. È l'unica cosa che è riuscito a dire. Yeah. Dai, raga. Te lo dico da MK Maximalist. Mettilo sul curriculum che suona bene, magari ti dà importanza. Che su Elden Ring ci vuole controllo. Ha detto al massimo mi scrivo in un foglio tutti i comandi, poi ha detto Samu Irrape. Come Samuel Ray. Boh, che cazzo voglio dire? Ma sono così alto? Boh, ha detto Samuel Ray, punto di domanda. Ma perché ha tipo il boccione potente, non so perché. Da quando hai fatto quei test lì ti ha modificato il microfono. Mi ha bruciato il microfono. Ti sei bruciato? Ora di fare il reso. E Mezzon! Amazing. No, non so cos'è l'ear rape, sorry Joe. Sono un povero ignorante. Ma Dio. Donna di Dio cane. Mi tocca ricominciare tutto da capo. Proprio quello. Ascolta, Rio, ma perché io ti devo bannare? Ma perché ultimamente fai di tutto per farti silenziare? Io ci provo anche a essere buono, ma tu arrivi qui e palesemente proprio fai zazzazza, così inizi a zapparmi i testicoli e dopo... Sì, esatto, zazzazza. Sì, certo, Rio, perché le zanzare è risaputo che facciano zazzazza proprio, vero? Oh, lo swarm è live? Come prego? Oddio. Ah, sì, ma cosa facciamo domani, Kevin?
Se non organizziamo faccio qualcos'altro. Dio! Oia. No, ma io non ci sto dentro. Vogliamo provare come si chiama quello là che avevo mandato? Che qual era? Pass ce l'abbiamo tutti. Qual era che non mi ricordo il nome? Gang Beast. Ah, oh, Gang Beast, fammi vedere. Sennò quali erano i giochi che non avevano si potevano fatto giocare loro. Perché... Non lo so. Com'è andato ieri, tra l'altro, Gears? Mamma mia, stiamo giocando a folle, è una bestemmia. Ma ho visto che nei primi 30 secondi Desmo è morto 45 volte. Sì, no, ma è difficilissimo. Anche perché a quanto pare non c'è la rianimazione. Cioè, quando vai a terra perdi, ricominci dal checkpoint. È bruttissimo. Sì. Let's go, praticamente. Ah, beh, vediamo, modalità wow. Arrivo. Uniti, ho finito la partita. Uniti. Beh, mi sembra carino. Gang Beastly. Sto guardando delle immagini. Ci sta, si può fare, tanto che peserà un cazzo. Ma manco un giga arrivo, secondo me. 2.68 c'è scritto qua. Ah, ho sbagliato un po', dai. Ma io vedo... Io ho visto che è carino. Betty online. Dato, provo a mandargli un messaggio, vediamo. Five Nights at Freddy? Non mando un messaggio a Dato, se non puoi che si può beh. Qualcuno sa giocare a Terraria? Chiede Rio. Io ce l'ho, però... Non mai giocato. Ah, non Nate, ma sai che sai cosa sono i tornei su... Ah, sì, Joe, dopo cerco. Dopo la live Forza. Cerco sui di Rape. Scusa, non ho letto il messaggio. Hai presente i tornei di Warzone? Fanno tipo scendono in quattro. Ok. E sono divisi in due team da due. Cioè, sono nello stesso team, ma divisi, diciamo, e chi fa più kill. Mio fratello sta facendo dei tornei online e sta vincendo dei soldi. Grande, oh. Si chiama Lelly Kelly adesso. Lelly Kelly. Sì. Le tue scarpine, oh yeah. Bellissime. Le lucine. Lelly Kelly, più carine, oh yeah. Piene di bambine le pubblicità. Bla. No, è vero. È vero. Ciao. È vero, ma è quello che dice dopo il problema, secondo me. Non ho detto niente! Ah, prevenire è meglio che curare. Per quanto mi riguarda. Ma io mi disallineo, io non avevo in mente nulla. Ti disinstalli? Mi disinibisco. Ti disinibisci? L'importante è che stai nel chimera, sì, ce l'ho sbloccata la chimera. No. L'importante è disinibirsi del chill. La proviamo la chimera. Ma certo che ci disinibiamo nel chill. Joe dice Samuel Loli be like. Esatto, quello è un meme e ha il suo perché, eh. Samuel è una loli. Vero Samuel? Sei una loli. Ma non penso. No. Dio cosa? Non posso ripeterlo. Sono i sacerdoti qua a casa mia. 777? Proprio lui. Miglior sacerdote di sempre. Marchigiano. Di Acqualagna. Samu lo conosce? Può darsi. Sto dando troppe informazioni private sulla mia identità. No, è vero, infatti. Samuele? Come Selvaggio Lucarelli aveva fatto Samuele Gori fra Macqualagna. Quindi addirittura è vero, è vero, è vero. Cazzo. Come stai dicendo? Me l'avevi raccontata quella roba. Io, questa cosa è pesante. No, magari non, non raccontiamola che sono troppo in live. Non so se si può raccontare o meno. Poi un giorno lì ti racconterò. È un pastorino. Ma che cazzo hai fatto su, madonna. Io non ho parole. Io sono entrato qua e non conosco più dell'unetta. Stavo così, ci sono rimasto. Ma in che senso? Io ho seguito tutta la vicenda.
Ho saputo alla fine che era lui qua. Va bene. Devo uno famoso. Ah, ma veramente hai seguito la vicenda? Certo che io e gli altri, anche Ale, eravamo tipo interessati, stavamo vedendo tutto sto casino che stava succedendo. Ah, oh, guarda sto scemo, guarda. Ah, c'è pure il ragazzo che è uno degli admin di quella pagina lì. Coglioni. Cioè, abbiamo visto un posto di coro, non mi ricordo bene la vicenda. No. Andiamo adesso. Ero diventato una star, Ricky. Chissà che cazzo hai fatto. Un casino. Del nel social di Zucchina Berga. Mm-hmm. Eh sì. Il grande Zuckerberg. E dopo quella fabbrica che giustamente non esiste. Proprio non esiste quella fabbrica. Non so se la sapete qual è quella fabbrica. Zio, ma tu le pillole quale sceglievi, Gianni? Quale sceglievi le pillole? Le pilloline? Quelle magiche? Tutte le guardavi? No, io dopo che. Dopo che tanto ce n'era sempre solo una che era quella che. Sì, erano tutti altro. Però io me le guardavo tutto lo stesso. Ma Dio can. Madonna, no, io che cazzo, se riuscivo ad evitarmi non mi guardavo quella. Vabbè, allora prima sì, ci provavo. Adesso vediamo, la clicco e vedo se riesco a vincere. Poi alla fine se... Dimmi Joe. Era sbagliato, le altre le vedevo lo stesso. Roberto Concina. Ma chi cazzo è Roberto Concina? Scusa. Concime? No, boh, è scritto Roberto Concima. Gianni mi fa connessione, non mi fa entrare, mi fa giocare. No, so. No, Rio, basta con sto 8x8. Vabbè, aspetta che io abbandono. No, non è uscito desktop, no. Robert Miles. Ah sì, adesso me la fa partire. Prova a entrare. Non vedo più online. 8 Miles. Come 8 Miles? 8 Miles. Eccomi. Adesso ma Dio, no, mi ha fillato l'ordine. Mi ha fillato l'ordine. Cioè? Mi ha chiuso la posizione. Sono in perdita. No, però. Ah, capito. Vabbè, si è chiuso, boh, ci sta. Ha fatto il guadagno, 167%. No? Eh beh, direi. Che cazzo se l'hai fatto il tuo. Ho attivato gli cosi qua. Vabbè, ma fu. Ma puoi farlo ancora? Ah sì, sono. Giandi. Ho venduto i fag. Li hai venduti? Sì. Non credi più nel progetto? Avrei visto l'altro giorno che stavano a un botto. Io non li ho visti più, cioè nel programma. Ti sei perso un picco della Madonna. Ma il problema sai cos'è? Che allora si è buggato. Ho fatto tipo 100 per. Da me si è buggato, sai perché? Mi dice che ho tipo. Avevo tipo sui 6-7 mila bombe. Le avevi stake. No, ma non è il mio. Cioè, è strano, non erano i miei, però andavo a vedere su Pancake là, erano diversi i soldi. Ma poi se mi rompe il cazzo del logo perché non ho più voglia di seguirli sinceramente. Niente, Gio. Sto vedendo da non so quanto tempo. Quello che sta succedendo da 2 ore e mezza circa a questa parte. Sto perdendo. Dai, Ricky. Ragazzi, date un po' di forza. Complimenti. Sono 2 bit. Cazzo. Mi ha confuso tantissimo. Ci sono da fare tante considerazioni. Rio? Non vedo più un cazzo. Okay. Non piove più? Non piove più. Stai perdendo il tuo tempo. A fare cosa, Rio? Non... Cioè, quando parti con i tuoi discorsi a caso, io faccio sempre faccio sempre fatica a tenerti dietro. Giandi, lo sai che Rio si è comprata la maglietta di Yasuo? Non serio? Niente, non lo sa. Ha scritto boh! Ma cosa vuol dire? Yasuo. Ma questo è il gioco col check, ma vai a fare il culo. Barbie esploratrice. Bella, sto doppio. E devo finire? Devo finirla io, Barbie esploratrice. Beh, però adesso devi giocare a Crash, Ricky. Anzi, la prossima volta che dovresti portare Barbie esploratrice, chiamami che facciamo Crash. No. Devo finire Barbie prima. Ma faccio.
Manca solo Babilonia. Cioè, in un'ora, cioè, un'ora e mezza te la faccio. Sì. Babilonia. L'ultima location segreta, Babilonia. La devo platinare? No, non devo platinarla, Rio. Come no? Non ha gli achievement, che cazzo platina? Te li do io gli achievement. Che li dai tu? Allora, se, se dovessi accettare questa cosa, tu che achievement mi daresti? Devo studiarmi un po' il gioco. No, no. Ma guarda sto scemo. Nessuno di in faccia. Ma scusate, fatelo platinare a Samu. Golden Boy ha fatto la tripla. Samu, ti porto la play e tutto. La fai tu se vuoi. Gliela porto io, che problema c'è? È esploso malissimo quello. Gliela porto io la PS1, se non ce l'ha. Anzi, visto che non ce l'ha, gliela porto io, non c'è problema. Ma non c'aveva l'achievement della Play 1, non penso. Mm? No, forse no. Dalla... No, manco la 2, forse dalla 3 l'hanno messo l'achievement. Sì, esatto. Però la 2, io mi ricordo, non c'era un cazzo. Sì! Un'altra. Dai. Quindi Rio non dice più niente? Comunque sì, certo gioca, lo so. Un'altra. No, vabbè, io... Senti, Samu, me le fai tu. Non facciamo prima, così. E come sto mentendo, Joe? Se fai due Toys for Bob... Sì, vabbè. Ti completo un'isola. Sì, vabbè, ma che cazzo è? No, grazie. Vuoi scendere a compromessi, Ricky, qui? Sì, ma questo compromesso mi sembra un po' impari, capito? Ma va, fanculo questo. Ma io riapro un'altra posizione, qui. Un esaedra e un poliedro con sei facce. No? Easy. Un po'. Ma in ogni caso... Porto la Play 1 a Samu. Bello questo sentenza. Vero, Samu, che te la porto io? La vuoi? No. Come no? Non vuoi platinare Barbie? No. Come no? E perché io devo farlo? Perché io ho riscattato i punti. Sì, ok, tu mi hai riscattato per giocarci, non per platinarlo. Non mi interessa. Niente, lui ignora, non gli interessa. Ma me ne frega meno di niente. Scusami, Giove, però mi offendi, cioè, quanto stupido pensi che possa essere? Cioè, mica vado a leggere la wiki dei poliedri. Scusami, eh. Sono vivo? Non è possibile. Un poliedro a quattro facce? Basta. Ma Rio, te la porto a te la Play 1. Rio, la platini tu, Barbie. Che ne dici? Basta. Che cosa? No, basta. Ora parlo io. Terminata. Ma che fa questo? La Oh, bello 1.50. Serie. Minchia, il rapporto migliore di tutti. Serie. Ah. Che cazzo di serie? Ehi. Non è che stai vomitando? Samu. Di. Attenzione. Crash Bandicoot 4. Aspetta, ma cosa vuol dire terminata la serie di Crash Bandicoot 4? Ha finito. Per la giornata di oggi. Dio! Ah,
Beh, ma per forza, cosa ti aspettavi, Rick? Cioè, mi aspettavo umanità, empatia. Ero lì speranzoso, io stavo tremando, Ma scusa, Virio, tu li vuoi creare a me i trofei? Io li creo a te, eh. Ecco. Basta. Chiudi il gioco. E io... Quante ne hai fatte oggi, mate? Due. Ci sta. Finita. Per sempre. No. Disinstalli già? Sarei tentato. Ma l'ha già fatto. L'ha appena reinstallato. Vabbè, ma se vuole disinstallarlo, beh, come l'hai detto su LOL, ragazzi, penso sia normale installare e disinstallare il gioco così. No, no, flashbang. Ah, non lo so, Joe, non ne ho idea. Non vedo. Ma no. se chiamo la stream Gianni Morandi mentre gioco Tainted Blue Baby è bannabile? Perché? Perché giochi? No, io mi disintegro. Posso farlo? Beh, se metti i mani giganti. Ma scusa, Gianni Morandi lo chiamo, però... Quindi è finita la serie di Crash. Ma no, chiamala Mani per spalare. Allora chiamo Gianni Morandi. Perché io sono un gran fan di Gianni. Lo disinstallo in live. Anche di Pietro. Di nuovo? Di nuovo. No, Pietro no. Non ti piace, Pietro? Sei poco originale, cazzo. Non so, se vuoi prendo una martellata alla play, ma non so quanto mi convenga. No, no. Meglio di no. Prendo a martellate la play in live. No, solo per disinstallare Crash. Angry Grandpa? Come Angry Grandpa? Piuttosto che avere la possibilità di reinstallarlo, distruggo una PS5 nuova di pacca. Sì. Ok. Anzi, vado proprio alla sede della Sony, vado dal CEO e poi gliela spacco davanti agli occhi. Quante granate! Meno male che hai detto quello, perché pensavo che dicessi qualcos'altro. Ho detto no! No, no, no. Questo canale non promuove la violenza. Ma nessun canale lo fa. E crepa. Guarda sto scemo camperone. Madonna. Comunque giocheremo per sempre solo questa mappa, Arce. Per tutta la vita? Sì. Fino a quando il gioco non muore. Ma anche no, Gianni. Mi diverto troppo. No, 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 no. Che è sta folgorazione? Ah, l'hai chiamato Gianni Morandi la live alla fine. Sì, perché certo. È un grande artista. Ah, ok. Soprattutto... Mi piace molto la canzone Fatti mandare dalla mamma. Ah, ok. Ma stai mica giocando col personaggio che ha a che fare con la merda? No. Sì, ma è una coincidenza. È una coincidenza? Sì. Ok. Ma questo è che lag. Sto scemo, andando laggato. Ah, porco dio, brutto scemo. No, no Gianni. C'era uno che mi body bloccava. Guarda, tutti mi body bloccano. Guarda il feed! Ah, ma tu ancora vivo sei? No, no, che devo caricare, scusa mamma. Non so che cazzo fare, stacco oppure faccio gioco a qualcos'altro. Una run su Isaac, Ricky. No. Dai, una run su Isaac. C'hai? Per una sub regalata, Ricky. Io mi disintegro. Se no... beh, io non ho ancora fatto la richiesta del gioco. È vero.
Però se hai un minimo di pietà, aspetta un attimo. Almeno aspetta una settimana prossima. Oh, oh, dai. Sì, più o meno. Rio dorme? Come Rio dorme? Non è presto? Ma certo che c'è Isaac per la Play. Non è mica un segreto. C'era per la PlayStation Vita. Auguri. Io c'ero per la Vita, minchia. Ecco, e abbiamo un veterano della PlayStation Vita anche. No, no, io non. Ah, tu? No, Rick è veterano. Para. Ce l'ha lì. Madonna. Che cosa? La PSP credo sia comunque la console più amata da tutti quelli che l'hanno. Minchia, io l'ho avuto, ce l'ho ancora. Non scherziamo. La dai. PSP, wow, raga. Bellissimo, dai. C'erano anche i DVD per la... Cioè, negli UMD c'erano i film. C'erano i film, sì, sì, esatto. Io avevo il film di Too Fast, Too Furious. Io avevo Spider-Man, mi sa. Avevo quello, perché praticamente me li regalavano... Raga, io l'ho comprata al Blockbuster, la PSP. Ma do... RIP, proprio. No, dipende dal video, Rio. Di nuovo, continuava ad un attimo in bagno. Che la Blockbuster. Crashato, appena detto Blockbuster, è crashato. È crashato, esatto. Tutti su Fortnite? Ma anche no. Ma anche no. Ok. No, perché stavo cercando ancora My Name is Maya. Contano Elden Ring, sì. Da quanto, però. No. 60 euro. Suga minchia. Ma che cazzo. Nulla di bannabile. Beh, già questo. Dai, Richard Benson. No, è morto, mi sa. Richard, ma cos'è la Babage? Gio. Fortnite o la Babage, ha scritto, non so. Dopo sbattuto. Che cazzo vuole questo? Mori. Ma che cazzo? No, no, perché devo caricare? Baba Jay? Baba Jay. Sono un po' confuso, Gio. Oddio. Il mele di... Eh? Oh, c'è un tedesco in... nella chat vocale. No. È finita la partita, Arci, ora mi unisco. Basta. Cosa vuol dire basta? Non voglio più giocare. Non vuoi più giocare. Colpa di Edmondo. Edmondo? Oh, il Fennec maxato. Dei Nerai. Ah, non siamo in lobby insieme, Arci? Sì. Dimmerabile. Miserabile. No, miserabile. Esecrecabile. Defecabile. Sono qua, non sono desponato, tranquillo. Non me ne ricordo gli altri. Chiamo FF. Mi tiro un po' su di morale. Ho portato il M4 livello 6. Ce l'abbiamo un M4 qua già livello 6. No? Stiamo raccoglie le pannocchie. Sì, ce l'abbiamo al 13. Col culo. Lo ricordo come fosse ieri. Che io ti proposi, Mariki, ma che ne pensi se iniziamo una run su... Cresce, lo platiniamo insieme. Merda. Ancora non comprendo come ho fatto ad accettare. Accetteresti di nuovo, secondo me. Però non lo vuoi ammettere neanche a te stesso. Il problema è... Accetterei per poi prendermi a sberle autonomamente? Sì. Wow. Devo volermi molto bene.
Però l'autoillusionismo è vietato su Twitch. Quindi devo smettere di giocare a Crash. No, l'autoillusionismo fisico. Ah, quello mentale non conta niente? No. Ah, ok. Pensa a te. No. Arci. A sé. Dai. Quanti cazzo di nemici ci sono, Dio buono. Non è vero. No. No. Sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Sì. Ok, vabbè. Sì, ma questi sono... Ah, sono moltissimo, sono... Posso diventare Spoon? No, non ancora. Spugna era il pirata di... Spugna! Di Capitano Uncino. Di Capitano Uncino. Addio, Big Joe. Ci sentiamo. Big Show? Big Joe. Activating combat mode. A sto giro evitiamo di farci far... Evitiamo di morire. Ciao, Joe. Ciao. Ma tua zia! Quella pelata col cerchietto? Proprio lei. Mamma mia. 20 anni per usare la pozione? Impossibile usare la pozione? Si vuole, ci mette 20 anni a castarsi una pozione. Sembra che gli avessi detto chissà cosa. Ma ho un dubbio. No, scherzavo. Ma tra l'altro ho letto male o metteranno l'abbonamento mensile su Destiny? What? Davvero? Cosa vuol dire? In che senso, scusami? Una cosa della World of Warcraft. No, vabbè, lo sa quando ne perde i giocatori? Con quei problemi che c'hai, con i cheater che ci sono ogni tanto, vuole mettere l'abbonamento? Cioè, prima lo metti gratis. Tutti possono giocare e poi metti l'abbonamento. Non ci giocare più nessuno. Quei bene che c'hanno li perderanno, secondo me. Non so se sia così davvero, però... Forse. Non lo so, beh, perché i player, quelli che hanno tutte le espansioni, di pagare 10€ al mese, non... Non è facile sto scontro. Ma non lo so, sai, dopo che hai speso un botto di soldi per quel gioco, perché giustamente ogni anno mettiamo che un 70-80 euro glieli abbiamo buttati. Perché uscivano sempre tutta l'espansione con nuovi... Sei in game, Giandi? Sì. Ok, così? Ok. No, sono appena... sono in game, sì. Non credo che tu possa, Joe. Non mi faceva entrare, però. Ma Ricky, dimmi. Ma come si pronuncia bene Male Street? Ma te l'ha chiesto Rio questo. Quindi non intendo rispondere. No, è la mia curiosità. Sì, certo. Non mi fai entrare, te? Vabbè, grazie di che. Non ci servissero anche questo. Mi sono visto leggendo la chat della tua live. Mi scusi. No, ma è finta. Ah, è finta. Imbrogliata. Hanno imbrogliato la chat. Si è buggato? Yeah. Aspetta che esco dalla lobby in casa, no? Ci sarà buggata la lobby. Ok. C'è il volume troppo alto, Rio. Questo giorno non dispone di una sessione valida. Aspetta che lo metto a 19. What? Perché non sono in game, adesso sto entrando, vediamo. Ok, perché sei uscito. O 29. Mi faceva fare ora, partecipa. Perché non fai 20 o 30? Oppure 18 o 28? 18 o 28? Però 18...
aspetta, 17 va bene. No, no, che non va bene. Brutto 17. 14 Rio. Arriva a 14 va bene. Fatti 14 va bene Rio. Prova adesso Giandi. No, mi fa la mossa Ifrit. Io buono. Ok. 13 non va bene, per esempio. No, 13 no. Per niente. Ma non mi ha tolto un cazzo, ma allora vaffanculo. Dai che stasera prima di andare a dormire devo fare il 50. 13 no. No. Mass adoption. Ma vaffanculo. Sembra un po' too much, così. Basta, provo a vedere se riesco a trovare una buona start e poi vado a dormire. Stai lavorando sta settimana, siamo. Eh sì, Dio buono. No, perché devi stare? Boia. Non hai messo ferie? Non lo so, non so sì. Quando vanno in ferie. Se vanno no, in tu ferie. Non hai preso le ferie? No. Cioè, boh, non devo fare nulla, quindi. No, tanto vale che. Però vorrei sapere quando, quando devo stare a casa. Cosa che non so ancora. Ma quindi io. Il Covid e poi vuoi stare a casa. Io adesso mi sono rotto i coglioni, quindi decido io quando sto a casa e torno il 9. Sono confuso, aspetta. Dai, mannaggia la compagnia. Vogliamo entrare nel sottosuolo di Male Street? Mario ultimamente ha una gran voglia di farsi silenziare. Ma che cos'è Male Street, Ricky? È un gioco, è il viale di un gioco. Che praticamente è stato pronunciato male dai doppiatori cani. E dall'adattamento. E da fastidio. I cani licantropi. Quelli che vengono giù dai soffitti. No, Rio dice che si dice così. Vabbè, ma Rio ne dice tante di cose. Oh, questo minchia. Beh, magari si dice veramente così. No, non si dice così. Un nome proprio non lo puoi tradurre. Ma. Maggior ragione, quindi non lo dici Male Street. Beh, magari è stato nominato proprio così. Se è Street, cioè è inglese, anche la parola a fianco automaticamente è inglese, quindi è male, non male. Quindi praticamente male. Mi stai dando ragione. No, no, perché non possono esistere. Ma sei appena detto che non si traducono, quindi non devo dire Male Street. No, ma lo dice lui Male Street. Sì, ma perché il doppiatore ha sbagliato. Ma chi te lo dice? Il fatto che non si traducono i nomi, appunto. Ma chi te l'ha detto che è tradotto? Perché. Se veramente si dovesse chiamare Male Street, come te lo dovevano scrivere, scusami. Scusami, allora, Street puoi metterlo in qualsiasi modo. Ok, Street. Ok. E Male, però? Perché non lo puoi chiamare Male Street? Perché è italiano, ma non deve essere italiano. Perché la parola vicina è inglese, quindi tu gli devi dare il nome inglese. Ma se hanno deciso di chiamarlo così. Ma è una. Però è fatto male, non è. Non so, non segue le regole degli adattamenti. Eh no, è fatto male, quindi si chiama Male Street. Questo ha già più senso, ma comunque implica che è fatto male, in ogni caso, che non è giusto. Senza lasciare alcuna tracchia. Tracchia? Tracchia? Le strade sono tutte. Ah, adesso me lo riguardo, cazzo. Quella di te era bellissima. Zera Kings... Kingsfield. Kingsfield 3, tipo. India Kings. Ricky, guardatelo se well, sai maybe. Di cosa parliamo. Maybe. Oh, che paura. Parli di Kingsfield? Eh sì. Eh sì.
senza lasciare nessuna tracchia. Ecco, quello è un altro esempio di adattamento fatto da culo. Allora, guarda, Rio, prima di staccare ti faccio vedere una perla. Uno che ha tradotto l'italiano, ma non era italiano. Vero, vero? Well, I hope not, Josie, because... E non sapeva l'italiano, maybe... oltre a non essere this italiano. This is not my day for playing. Vabbè, volendo lo puoi fare vedere pure, no? I don't know why, but maybe it's not my day. Gliel'avevo già fatto vedere a Rio, quello lì, mi pare. Proprio, sì. Sì, proprio come esempio del fatto che tante volte ci si può sbagliare. Beh, non ci posso credere che questo era un trailer davvero. Cioè, era un... No, vabbè, Matt, stai facendo vedere. Sì. Adesso muoio. Ah, aspetta, lo vedo pure io. Lo sto facendo vedere. Dove... Ah, Kingsfield 4 era. Ok, eccolo. Senza lasciare alcuna tracchia. Le ruine. Le ruine. Ovviamente, cosa mi hai fatto venire in mente? Nei tempi della città sarda, nascosta nelle ruine giace una singola. La chiave della sussistenza. Cosa mi hai fatto venire in mente? Che pose una tragedia colpite quelli che convinzione. La statua sì, sì, è tedesco. Se dico che convinzione. Sacra, morte e distruzione colpiscono gli abitanti che abitano nel suo territorio. Torna la statuetta dell'oscurità al suo legittimo posto. Sotto il cielo buio e malinconico, si salvor comandò i suoi uomini una missione. Comandò! Comandò! No, è italiano Rio. Che in teoria. Delle ruine. È italiano Rio. Che in nessuna tracchia. Delle ruine. È italianissimo. Senza lasciare alcuna tracchia. Comunque mi piace come Rio insista nel difendere un errore. Va bene. Ho fatto Satana con Isaac oggi, me. No damage, aggiungerei Satana. Tutto lui ha fatto. Troppo forte, visto? Sei broken, come dopo che ho perso ieri la run con R e punto di domanda card di Occane. Scoppiamo. Volevo affogare nelle mani di Gianni Morandi. Ah, lì sì che affoghi. Ringrazio gli esulesi per il raid. Grazie mille, ragazzi. Yeah. Blood Omen Legacy of Kain. Ma scusami, Rio, ma sul serio mi stai dicendo una cosa del genere? Cioè, ma tu a scuola cosa fai? In teoria sì. Boh, io facevo un cazzo, quindi se faceva un cazzo anche lui... È giusto. Sì, ma voi non mi potete... Cioè, se venite in chat a vedere cosa ha scritto, davvero... Non, per quanto uno possa non dormire... Non... Cioè, questo è un errore che non si può minimamente concepire. Ora lo cancella perché lo stai dicendo. Buon, ragazzi, vado a dormire. Ciao, Samu, buonanotte. Bella Samu, buonanotte. Ciao. Perché allora presenterò male street, lo pronunci mail street, no? Perché è giusto, perché è inglese, quindi ci sta. Lui fa
Male Street, proprio Male Street. Altrimenti scrivevano email Street. No. Cioè, questo non è nemmeno un errore da uno che dorme a scuola. Questo è proprio no. un errore da persona che dorme nella vita. Cioè, questo probabilmente... Cioè, tu, Rio, probabilmente non ti sei mai svegliato da quando sei uscito dall'utero di tua madre. Cioè, come cazzo fai a scrivermi una cosa del genere? Cazzo! Cioè, email Street, ma sul serio? Cioè, io non lo so. A volte mi sembra di vivere in un sogno. No. Street of Bitches. Ma come... c'è quello con... bomba dietro il culo. Escort Advisor. Oh. Porca madonna. Guarda quel figlio della merda là sotto. Sì, vabbè. Uccisione folle. Minchia, che schifo di partita. Abbiamo preso The Dick, Giandi. Sì, anche quello là proprio enorme. Guarda questo scemo. Come fa a cambiare con la pistola? Guarda, guarda. Che cazzo? Ma scusami, Rion, allora. Tu ti rendi conto che i prodotti nascono in una determinata lingua, no? E quindi per questo motivo, quando li devi esportare al di fuori e farli renderli fruibili ad altre lingue, ci sono degli adattamenti, ok? Il fatto che qualcuno gli abbia dato un nome non vuol dire che sia giusto, però. Ok, tipo... Male Street, no. Mail Street. Ok. Proprio per la questione che i nomi non si traducono. Cioè, è semplice logica elementare. Cioè, non è che perché gliel'ha dato quello che si è occupato dell'adattamento, allora è giusto. Perché devi sapere che la gente può sbagliare. Se ti sembrerà arcano quello che ti sto dicendo, ma ti assicuro che in realtà la gente può sbagliare. E non è un dramma. Non è un dramma. Però pararsi gli occhi davanti agli errori non ha senso. Ok? Ho spiegato nella maniera più calma possibile. Ma certo, ma io ammetto di sbagliare, ma nessun tipo di problema su questo. Cioè, sbagliare non è una cosa disdicevole. Ok? Cioè, non sono perfetto. Nella maniera più assoluta possibile. Io sono tranquillissimo con i miei errori. E ne faccio tanti. Parecchi. Questo non vuol dire che io debba comunque coprirmi gli occhi davanti agli errori. Ecco. Io più di così non so davvero come spiegartelo. Activating combat mode. E perché non è un errore? Perché lo dici tu? Cioè, se i nomi non vanno tradotti, perché lo pronuncia male Street? Ok, è scritto giusto, pronunciato sbagliato. Io non so più come dirtelo, non so chi chiamare in causa per darmi una mano, perché... Oh, e muori. Ma porco. Oh ragazzi, per cortesia glielo spiegate voi a lui. Io non so più come. Ma è spettacolo il fatto che non è un errore quello della traduzione quella là. Scusami, se tu metti un doppiatore che non sa nemmeno parlare quella lingua, vedi una cosa sbagliata. Ovvio che è un errore. No, ma non parla di Kingsfield, eh. No, di un altro gioco. Dove c'è questa via che si chiama Mail Street, no? Però il doppiatore la pronuncia Male Street.
Ah, ok. Però col fatto che i nomi non si traducono, col fatto che i nomi non si traducono, cioè deve essere Mail Street per forza. Eh sì, è ovvio. Cioè, non è che ok, c'è un'altra cosa che è scritta in un'altra, sembra in inglese. Come hai detto tu, Mail Street, no? Dovrebbe leggere Male Street. Esatto. Punto, scusami. Esatto. Se proprio vuoi farla all'italiana, Male Street, esattamente come dice Giandiz. Non fare Male Street. Parla bene allora tu, no? Fai Male Street. Ecco. Perché la persona che ho in chat, evidentemente, non so che cosa stia pensando, però continua a dirmi che in realtà è giusto. E non so più come dirglielo. Cioè, è proprio una regola. E non le faccio io le regole, ma so per certo che nelle traduzioni le regole sono queste. Anche a scuola te lo dicono. I nomi non si traducono. Rimangono come nel paese d'origine. Cioè, se io... L'esempio più banale del mondo... Se io in Italia mi chiamo Riccardo, non è che se vado negli Stati Uniti d'America mi chiamano Richard. Ok? Non funziona così. Ma comunque, alla fine lo potevano anche tradurre, Mail Street, eh? Però se l'hanno voluto lasciare, pronuncialo bene, no? Questo è, dico. Se lasci il nome in inglese, pronuncialo bene. Oh, gli dai un tempo a mano di... Lo fai bene, ci studi di sopra, non lo so, cioè, c'è l'addizione apposta per questa cosa, se devi fare doppiaggio. Esatto. Quindi, scusa, è un po' sbagliata come cosa. Oh. Ah sì, cosa sta tripla? No, no, granata! Sento parlare Arch, mi sa che è abbastanza concentrato. No, vi sento, è che è un bordello adesso. Aspetta un attimo. Ok, abbiamo la materia di Ifrit, ottimo, questo è quello che mi serviva. Posso spawnare per 2 secondi e non morire? Grazie. Guarda quest'altro testa di minchia, oh. Occhio al bombardamento. Coglione, muori. Oh! Scusa, non ti stavo guardando. I'm sorry, Josie. Sometimes it's very hard to explain something to Rio. Now no. I really hope that he understood correctly. I hope. È un delirio con questa partita. Un po' troppo. Che era l'unico a morire. Ma guarda, ma sono camperati, ma puoi fare. C'è una kill e muoio, perché una kill e muoio. Non so, sono morto direttamente. Salve. Ma dai. Chiamiamolo Email Street, facciamo prima. E niente. E niente. E dire che non sono chissà quale gran rompicoglioni, cioè, nel senso, io in queste cose guardo anche le serie doppiato in italiano, perché non mi tiro il culo di guardarmeli in inglese, cioè, voglio dire. Però davanti a errori del genere non posso far finta di niente. Guarda sto coglione, sta qua. Morto? Importante, no. It is funny. It is. Non
I Lazy stanno dominando la classifica, Arci. Eh certo. Troppo forti. No, mi ero turbato. Ma vi togliete dal container? Porca madonna, mi body blocca tutti, bastardi. Oh, Vladimir è morto. Vladimir? Sì, avevamo una skin di un russo questo. Proprio lui? Sì. Vladimiro? Ah! Ok. Bello, ma sono io morto. Tripla per giandistico. La tripla l'ho fatto con un colpo forte finale. Mi sono spawnato davanti. No. Ma è Final Fantasy? Sì. Beh, sembrerebbe bello. Dopo un po' crash mi ci vuole qualcosa di che mi allieti i sensi. Il gioco? Non lo so, guarda, sinceramente. Adesso, pian piano, sto riuscendo a recuperare tutti i giochi che ho lasciato indietro. Però ancora non posso fare programmi a lungo termine. Intanto voglio togliermi Barbie dal groppone. No. Minchia, quanto odio che tocco per sbaglio altri tasti. Poi stavo valutando il ritorno a pie pari su Final Fantasy XIV, però devo essere ben conscio di quello che questo significa. Non esci più. Già, ho avuto lo stesso problema che avete avuto voi con Destiny, con Final Fantasy XIV. Tanto vale che tu vieni con noi su New World. In effetti. Almeno ci giochiamo insieme. Pugni tutti. Ma come ho fatto una serie dei 5 con i pugni? Però ho fatto carriera su Final Fantasy. Activating combat mode. Ero un ottimo healer, tra i migliori del server europeo. Vital. Bravo Giandi, a me ne mancava una, cazzo. Io sono arrivato preciso. Oh, nothing. Però non ha preso nessuno. Activating combat mode. No. Ma che c'è di questi due? Sì. Bello, però Mikamo ha fatto più kill di noi. Chi? Ah, minchia, vero, 50. Vabbè, dai, per una io. Ma confermate, 6. Sei proprio schifoso. Non è passato, manca a confermarlo. Non rotti i coglioni con sta magia tuono. Ma è vero, ma Final Fantasy 14 che è quello online? Dici? Sì, tutto online, sì. Ah, il rivale di WoW. Esatto. Un gran gioco, eh. È davvero bello. Ah, ne parlano tutti bene, ho visto. Cioè, è proprio la community, rimarlo. È proprio la community, cioè penso che sia una delle community meno tossiche a cui abbia mai partecipato. È strano dire che... Beh, anche New World è abbastanza chill, sai. Beh, almeno io più o meno. Non ho trovato, vabbè, gli italiani sono un po' di più. Ma
Vabbè, ma cioè, alla fine se sei italiano giochi nel server italiano, ma è abbastanza chill. Nel senso, non ho trovato proprio grosso problema. Ricordo che all'inizio di Dark World c'era molte persone con le tanto. Vabbè, magari forse quelli che ma c'era gente che non aveva mai giocato. Mi ricordo le chat che erano proprio piene di proprio merda. Non si sono confermato. E flashbang ogni cazzo di volta. Fare il cosplay di uno che non vede. Col tempo in cui ti porto la play lì, io finisco a farmi anch'io. Guarda, davvero bello. Poi, ovviamente, se non Final Fantasy, però molto più MMO. Ci sono un sacco di approcci, tanti dungeon, una trama solida, cioè davvero pieno di roba da fare. Poi cominciare a giocarci adesso, perché comincia adesso, ha un universo da scoprire, letteralmente. L'unica cosa che stona è che ti devi comprare, vabbè, il gioco, ok, però devi anche pagarti l'abbonamento separato per il gioco. L'universo? In che senso l'universo? Ma porco dio. Guarda. Vorrei spawnare, grazie. No. Nel chill, Rick. Nel chill, assolutamente. Ti vedo proprio con le palle sul tavolo. Con le palle sul tavolo? È un modo per dire che sei nel chill. Sì. Ho molto le palle sul tavolo. Aspetta. Dai. Dai. Oh, e muori. Activating combat mode. Affanculo. Si spari. E muori. Non sto vedendo niente, non vedo. Ma stai scherzando? Come si chiama il sette nano che va sempre al mare? Jesolo. No, io non ci posso credere. Oddio. Perché mi vuoi così male? Proprio vuoi, non solo vuoi essere silenziato,
Però vuoi proprio essere bannato. Devo silenziarlo? Un po' come voi Jesoli. Oh no, Jesoli lesi. Ascoltarci, fai tu per favore, perché io sono non so, io sono traumatizzato, penso. Mi stai celebrando. Tutto problema. Arci leggerissimo, grande. Nessuno ti ha chiesto niente, soldier di seconda classe. C'è un motivo se sei di seconda classe. Grazie. No. Mi sparate coi mitra. Rip Rio. Dai, sono bravo, annullo. Arci è buono stasera. Solo per adesso. Ma Dio buono. Non vedo. Rumor has it. Lancione esca seriamente. Oh, il quadro gli ho fatto quello. Che coglione che sono. Come faccio senza le materie, Dioco? Non sei tornato in tempo, eh no, Firefox, mi dispiace. Purtroppo Crash è andato per stasera. Quasi per sempre. Quasi per sempre, già. È stato un momento in cui... Ero quasi eccitatissimo, ero eccitatissimo. E yeah, la mia era l'ultima. Sono stato brutalmente ingannato, invece. E poi sono morto. Che cazzo c'è adesso? Posta. Non frega niente della posta. Oh, livello 51. No, ma basta, basta. Ma che cazzo succede? Perché mi dà sti errori? Ma ti ha crashato di nuovo? Ma basta, adesso vediamo. Però che palle, dai. Che cazzo? Non ha senso. Ma ti crasha nel senso che provi di chiudere il gioco o ti dà un errore? No, mi dà le... mi fa il file se... cioè il... cosa non va più. Oddio, ero. Sai qual è la data di scadenza di un Camembert? In teoria dovrebbe essere... In teoria dovrebbe essere formaggio. No, io non... Dopo lo... Cioè... Faccio il controllo dei file, Gianni, ma non so. Vai tra prova. È strano, però. Ma... Guarda, forse sei fortunato che Arci non ti ha ascoltato, Rio, ma davvero? Cioè... No, ho sentito, ma faccio finta. Bravo. Io mi sa che sto avendo dei danni cerebrali. Guarda che Rio non sono più nel CIL adesso, per colpa tua. Provo a togliere pure io sto streaming di merda, non so. Toglio, secondo me io con quello crashavo ogni volta. Non ricordo. Ciao Davide X96, grazie per il follow. Ciao, prego.
Davide. 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 Apprezzatissimo, apprezzatissimo. Io non lo credo, ma sarebbe questo Final Fantasy? È la parte, non è la parte 2 del remake, no? No, no, questo è tipo il prequel. No, okay. È il prequel, è il prequel del 7. Ok. Era uscito su PSP il tempo che fu. E l'hanno fatto remastered qua per Play 5, perché adesso che stanno facendo il remake di Final Fantasy 7 ha senso, ecco. Quando è uscita la seconda parte? No. Scherzavo. Firefox, ma per quale motivo hai tolto il follow e l'hai rimesso? Ma me lo spieghi, Firefox. Ma non sta... assume il, come... come il nuovo iscritto, diciamo. Vabbè, il pop-up mi è arrivato, ma poi non so che cazzo. Cioè... No, sul diciamo, sulla stream non è arrivato niente. La stavo vedendo, non c'era niente. Ok. Firefox. A ti pare? O poi se la canta e se la suona. Oh, un altro iscritto. Salve, sono nuovo in questo canale. Scusatemi, Firefox. Ma. Ma va a raccogliere le pannocchie, va? Ecco, esatto. Te l'ha detto Arci. Vedi. Ci sono forzieri qua, vero? Ah, eccolo, vedi che sono un coglione. Era Fulgor. Allora, non mi dovete rompere. Perfetto. Secondo te perché Iron Man fa ridere? Non sappiamo. Che dopo questa dovrò chiamare l'analista. Perché è ironico. No, not if I can help it. E lei dice ironico. Madonna. Io non ho la forza di commentare. Ironico, sì, ascolta. Ascoltami, Rio, ma cosa ti ha preso stasera, eh? Adesso arriva anche Firefox a darti una mano. Ironico, dovevi scriverla. Eva. Cazzo, mi lamento a fare. Allora. Fine della guerra con Butai. Ferma gli intrusi. 3 stelle di difficoltà. Un po' troppo. Vabbè, utile dirvi quante stelle di difficoltà, ma... facciamolo, cosa vuoi che ti dica? Ma a proposito, Rio, sa che Firefox ti cerca sempre? Quando entra in live chiede di te, eh? Perché un pomodoro passa la strada? Perché a Rick tocca sentire queste cose?
faccio una partita verso gli ultimi 12 minuti del Deathstone Exp, no? Vai, io sono appena rientrato. Ah, allora ok. Join. Anzi, non mi fa partecipare. Vabbè, entro io. Sì, ma okay. Non so, Dio caro. Io sono riuscito. No, ma è il mio, secondo me, è il mio... mio nat, sì. Probabilmente. No, no. Io! Dov'è che era Giandi in grafica? Allora, aspetta che vedo pure io. Allora, impostazioni. Grafica. Sincronia, evoluzione, limit frame rate, review, ottimizzazione, gamma, luminosità, limit, il mouse... Dreaming texture on the mud? Sì, quella, toglila proprio. Se un poliziotto si dà delle arie, allora è un agente atmosferico? Oddio, questo è peggio di tutte. Cioè... Io non capisco, ma cosa c'è? Per cosa succede? È l'arrivo del nuovo anno che ti rende così? Hai già cominciato la partita? Mi sa che Arci è collassato. No, ci sono. Ma non per il sonno, per la battuta. Ah. Ma fanculo tu dello scudo, coglione. Che togliendo quello ho aumentato di 10 FPS. In serio? Te lo giuro. Worth? Molto worth. Porco dio, tu è... Ma tutti con lo scudo giocano? Cos'è? Uno di uno con lo scudo? Scusa, ma cosa vuol dire che sei triste per Pelé? È morto Pelé? Purtroppo sì. Ah sì? È morto tipo un'oretta fa. Cioè, allora Firefox, io davvero... Pur mettendo in campo tutta la materia grigia che ho, non riesco a comprendere la correlazione tra le due cose. Rick, ti prego, mettimi VIP che devo mandarti un video. Ragazzi, voi... avete capito il nesso? Boh. Perché se non... può mettere i link in chat? Ma può farlo lo stesso, credo. Non penso di aver messo le preferenze, però... Beh, se lo mette, può essere come ha detto lui, il bot lo banna, no? Vabbè, ma tanto lui Rick lo vede lo stesso. E poi, se vuoi mandarmi un video, puoi guardarmelo anche su Telegram. Ho il profilo apposta, collegato. Tu provaci, Firefox, così scopriamo questa dinamica. Let's do this. Basta con sti scudi! Yes, got it in one blow. Dio, porco! Una vita sugli scudi? Mannaggia la bastarda della madonna, guarda quel figlio della puttana di merda, muori. Parole dure. Scusa delle... Giandi quando tilta usa parole blasfeme. Non ti preoccupare Giandi, tu stai nel chill e tutto andrà come deve andare. L'importante è che stai nel chill, perché sennò... Quello sì, però se mi vengono con lo scudo in faccia non sto più nel chill. Io spacco nei denti. Esatto. Guardali. Chilla un po', chilla. In scivolata con lo scudo mi fa morire. Ti rendi conto? Oh, basta. No? Guarda, ne trovo un altro. Guarda, pure con lo scudo si mette a camberare per strisciare per terra come i vermi. Well, RPD is the best. Hello. DBD map ever. Ciao, Mastro. Hello. Ciao, Mastro. Ho notizie orribili. No. Così proprio. Avete presente il palermitano che ha ucciso due ragazzi in Inghilterra? Sì. No, aspetta, non ho capito un cazzo. È presente quel palermitano che ha ammazzato due ragazzi in Inghilterra? Sì. È tuo vicino di casa? Era un mio amico. Come era un tuo amico? Ma come? Era un mio amico. Oggi ho avuto la conferma proprio di quelle potenti, perché hanno messo la sua foto di profilo, di non foto di profilo, però una foto sua di Instagram.
Secondo me è palermitano. Lui viveva qua da me. Ah. I genitori di Palermo trasferiti qua, lui anche. Ha appena compiuto 18 anni è andato, è tornato in Sicilia per un po', poi è andato a vivere in Inghilterra. Boh. Vabbè. Un po' va bene così. Cioè, è una cosa. Era tuo, dico, amico amico o sì, 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 è spesso in casa mia, io a casa possiamo... sua. Ah, attenzione, complice mastro! Un complice, lo stai dicendo in live. Minchia, veramente. No, tipo, sono 3 anni che ho perso i contatti. Ah, ok. Però, minchia, sapere sta cosa così... Cucinava bene. E vabbè. Giosi! Vuol dire che lo ricordavo okay? Così. Cucinava bene. Cucinava bene anche in prigione, allora. Oh. Perché fino all'ultimo non ci volevo credere. Poi adesso hanno messo proprio la sua immagine col capo. La peggiore che potevano trovare, l'unica che era l'unica foto in cui c'ha un pitbull in mano. L'unica tra tutte. Dovevano per forza prendere quella. Certo, dovevo capire che RPD is the worst map of all time on DVD. Well, I completely disagree with that. Ti ricordo cioè. I think no, that RPD is the best map ever. Un altro canale. Ah, del... giusto. And I really hope they will some other maps and add a new variations of the RPD map, new versions. It would be amazing, and I really hope so. Per ogni volta avevamo avvisato a Guru quando eravamo in live, ragazzi. Non si poteva andare in live, Dio fa. Però lo I want more RPD versions. Oh, che spara. Ma dai. Che non è quello là in alto a destra, scusami. Cosa vuol dire? But that's not true. Un po' strano. Don't lie. Mamma mia, che schifo tutte e due a sparare. Don't say that, it's not true. Ah, sto scemo. Guarda, sta altro con lo scudo. Facciamo le palle. Pure. Però comunque è utile lo scudo, sai, se tipo lo metto. But I'm not lying. Why do you say that? Possono colpire. It's not true. Ma era Palermo sto tipo o viveva? No, se lo voglio sapere la storia. No, lui viveva that qua. That map is unfair and you know scuole, it. Liceo scientifico I just can say that the old version of the RPD map was too big and molto brava a scuola. Very unfair. Poi a 18 anni. But the new version. Poi è successa una cosa che. It's very good. C'è stato. Absolutely the best map ever. Si è allontanato. Sì, lo vediamo. È andato pazzo lui allora. Ma sì, no, poco prima dei suoi 18 anni, sì. L'anno dei 18. Era, lui è 2001. Però mi chiede di entrare su poi, di fare il login, ma io non ho un account TikTok, quindi non posso farlo il login. Dai. Josie, I really can see your face right now. Niente, poi dopo da lì no. They ever brought back the old one, I might uninstall. No. That's Sicilia, that's too much. È andato a lavorare come croupier in Inghilterra. Ed è lì. You're exaggerating. Sono fatto qualche giorno fa. Mi scrivono.
guarda che questo ha fatto questo. Io no, dai, cioè, com'è possibile? Non penso. Poi mi fanno tutti... Faceva quel lavoro, si è trasferito, si chiama così, è di Palermo, 21 anni. Tutti i sospetti andavano su di lui. Poi adesso hanno messo la notizia con la sua immagine. Lui, cioè, non si può negare. Cazzo vai per terra, voglio. Ma dai, non lo scemo di merda. Poi qua in questo. In questo coso qua dicono tante cose un po' strane. Il suo nome però in queste giornate non evoca nulla nelle persone in cui si incontrano oggi a Sarezzo. Se hanno incontrato solo sessantenni o ottantenni è normale. Dai! È successo qualcosa all'articolo perché si è aggiornata la pagina. What? Come sono venuti? Movente ancora sconosciuto. Devono ancora fare l'inchiesta lì, come cazzo si chiama. Dai, adesso mi chiedi la stessa. Va bene, dopo fammi finire sto scontro. Diciamo che era caduto un po' quando si è fatto male a rugby al ginocchio, che ha lasciato palestra, rugby. Tutto quanto un po' di casino. Sì, aveva conosciuto un po' di gente un po' strana, eh. Aveva i circoletti a Brescia. Ok, allora non era una no ma non che non diciamo non che sembrava. Poi dopo che non l'ho più visto, non ho più saputo cosa ha fatto, però diciamo che è stato qua per poco prima di andare giù e poi trasferirsi in Inghilterra. Of course, Josie, I'm joking. I mean, I like RPD just because it's a map from Resident Evil, but it's very hard to play in. So you're right. Ma you're sono right. Mie stime queste, non sono sicuro. About the gameplay is the worst. Close the map che era già in on GBD. The open map, the worst open map is the swamp. And I don't play in though. I played for the first time in like 5 days yesterday. I was getting withdrawals. Well, I really can't imagine it. It's so bad to not do something you like just because you're busy and. It's terrible. Genitori tutti e due cuochi, se non sbaglio. But now things are going fine, so I hope you. Imparato i migliori. Cioè lui una volta è venuto a casa mia. You can play again. Stavamo facendo una specie di festino col mio vicino. And of course we have to play together. Io gli ho detto, ma ho fame. Lui mi ha detto, facciamo una pasta. Siamo andati in casa mia, abbiamo fatto ste pasta. Cazzo, ma lui tirava continuamente fuori ingredienti dal frigorifero, ma prendeva un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, dispensa, continuava, ma è uscita una pasta che era una roba fuori dalla testa, cioè strepitosa. Una salsa cremosissima che era degna di Masterchef. È andato a fare il cuoco in Inghilterra? No, croupier. Casino. Bellissimo il video. Lui è finito scienze applicate per andare a fare il croupier. Vabbè. Liceo scienze applicate. Ma che cazzo stai dicendo, Rio? Ma sei impazzito? C'è che scritto qua, sei diplomato 3 anni fa al liceo scienze applicate come conferma l'istituto scolastico Carlo Beretta. Ma erano messinesi, vorrei quelli uccisi. Sì, penso di sì. Adesso non degli uccisi non è che mi sia interessato molto. Praticamente siciliani uccisi. Sono okay. Siciliani. Allora mi sa che c'è mezza cosa di sotto, no?
No, non lo so. Da baseball. In casa. Dici che soffrire di problemi. No, Rio don't speak Korean. He just use the translator. Può darsi. Vabbè, sì, per ammazzare persone penso proprio di sì che devi soffrire di problemi psichici. Ma ha sempre avuto quella cosa lì, capito? Del cioè, però non era. Puoi giocare postazioni in questa mappa, Arci? Scusami. Guarda Rio che io e Samu ti avevamo già scavato. Io devo fermare Gianni, se no non capisco un cazzo. Sì, io sto tenendo la pingolina, penso proprio che... sono andato a lavorare oggi. Ma non per me. Un mio amico, mi ha pagato solo il pranzo. Ma ah, perché sei in ferie, tu dici? Io sono in ferie, però mi ha chiesto se gli davo una mano oggi in officina da lui. Che voleva dai, sistemare, dai. Tanto che c'aveva pittori, tutte le macchine ferme. Hai fatto il favore. Sì, abbiamo pulito, abbiamo sistemato tutto il cesso che lascia suo padre. Suo padre arriva, butta le cose sui banchi e poi se ne va. Porta le lame, le catene delle motoseghe, li butta cose in giro. Rompe le chiavi, poi le butta nel rotame. Non ma sicuramente, padre. O così, o il traduttore, oppure quelle poche cose che avrà imparato dallo streamer che segue. Le chiavi più importanti. Mario parla coreano, ne dubito fortemente. Fai tutto con la 13, tu ti tiri su un palo. Mancava sempre la 3, non ce n'era uno. Ma che cazzo è, ha rotto tutte? Sono papà un po' manesco, perciò... Minchia, è di addosso qualcuno? No, è che quando non riesce a girare un le qualcosa, comincia a martellate, pim, pam, poi si rompono, poi tira, si rompono le chiavi. Ecco. Poi magari chissà quanti anni avevano. Perché... Ah, anche. Ecco. A dedurre dai numeri illeggibili sicuramente l'età. Ah, allora sei sicuro lì, infatti non si legge almeno 13. No, 13 non si leggeva perché non ce n'era neanche uno del 13, perciò quello. Poi siamo andati in questo magazzino di sto vecchio che recupera tutti. Vabbè, i Rio, per quanto mi riguarda tu puoi anche fidarti. Fallimento prende su tutto. Puoi anche fidarti di un grillo per quanto mi riguarda, cioè a me non interessa più. Anzi, vabbè, non è una cosa di cui mi preme minimamente. Roba dell'anteguerra, roba della beta, ma scritto con caratteri. E questo comunque non ha della beta. Sì, ancora integra. Questo poi non ha comunque a che vedere col fatto che tu il coreano non lo fai, cioè non lo sai, quindi il discorso rimane, anche se tu ti fidi, anche se tu fai quel cazzo che vuoi. Ma dai, ma ti vuole mettere lì? Che merda. Sì, che storia. Non vedo. Che stronzi. Io sarò complice per il fatto che ho avuto... Guarda Rio! Ci probabilmente. È colpa tua, vero? Guarda. Beh, sostanzialmente è colpa mia. Io ti auguro di saperlo un giorno. Ma dubito che ci siano grosse speranze per te se non sai una delle regole base delle trasposizioni e delle lingue. Carnevale, ma la mia macchina è dotata di era l'Avart era dotata di 4 posti. Vedo molto grigia. Molto grigia. Non prendere lui. Poi il proprietario della casa non è che l'avesse proprio invitato, anzi non l'aveva proprio invitato, no? Allora, senza dire niente, siamo andati a fare sta festa, avevano detto che nessuno faccia storie, perché così almeno non si offende. Infatti, bevi, e poi le storie, le storie sono partite a manetta e poi lui si è arrabbiato, non ha detto niente, è uscito dal gruppo e basta. Vabbè, ma classiche cose, forse capita una soffrire pure sì, a me, quindi. Non si è fatto più sentire, poi da lì non l'abbiamo più sentito. Dal fine inizio marzo, fine febbraio 2019. Bene, è stata dura. Molto. Poco dopo si è trasferito in Inghilterra. Pre-Covid. Che praticamente per colpa vostra lui alla fine ha fatto un culo e si è trasferito in Inghilterra. Sì. Guarda quello che ha messo. Quanti lui. Cazzo sono? No, già, allora penso che già. No, non penso. Lui già voleva andarsene.
però secondo me la cosa che più l'ha abbattuto di tutte è il fatto che lui giocando a rugby si era frantumato un ginocchio. Era una caviglia, ora una caviglia, aspetta, perché un altro si era fatto male, ma non mi ricordo quale di lui era. Quindi lui dopo il rugby gli piaceva, la palestra gli piaceva, col ginocchio fermo te non fai né palestra né. Allora ha smesso di fare tutto. Ha smesso di fare tutto. E quindi si è depresso proprio tantissimo. Adesso non penso, perché forse sì, addirittura, sai. Madonna, ma quanti cazzo siete? Non ho nemmeno preso tutti i forzieri. Che dai, che vita con Michelby. Però sono curioso di sapere chi hanno... Per carità, ho livellato, quindi sono contento, però... A chi è che hanno chiesto quelle cose che hanno scritto sull'articolo? Penso di sapere chi è. A qualcuno... No, infatti, ma io parlavo delle lingue, sì, delle regole generiche delle lingue. Che valgono per l'inglese, valgono per il coreano, il giapponese, il cinese, il latino, se vuoi anche... Poi certo che non ti insegna il coreano alla scuola. La scuola ti insegna le lingue più utili. Il coreano lo parlano in Corea. Cioè, è una lingua inutile saperla. A meno che tu non voglia andare a vivere e lavorare in Corea. Ma chiaro che la scuola non può saperlo se tu vuoi andare a vivere e lavorare in Corea. Quindi... Ma questo coglione qua. Le lingue più utili da sapere sono inglese, cinese... spagnolo. Vengono a cercare anche me per fare l'intervista, cazzo. Vabbè, ormai da cittadino scritto. Spagnolo e arabo. Ci vediamo in televisione, ma... Televisione, no, no, anonimato totale, figa. Magari esce di prigione, però viene a cercare a me. Ecco, adesso com'è che funziona? No, beh, sì, è in Inghilterra, perciò rimane in prigione in Inghilterra. Penso di sì, se ha 3 anni c'è là, avrà residenza e cose, quindi... Ovviamente, il carcere è lì. Beh, sicuramente non avrà la cittadinanza. O non so come funziona in Inghilterra, no? Forse come in Italia, no? No. Infatti che ci sono mai texta comunitaria là in Inghilterra. Vabbè, si sarà trasferito per lavoro lui sicuramente. Sì. Sicuramente non erano immigrati. Anche se però sai com'è italiano. Sì, però non lo so, ma con la Brexit deve avere per forza il passaporto. Ne dubito, Rio, ne dubito. Magari è passato dall'Islanda, che ne sai tu. Lui ha sbagliato quando si è ripreso. Boh, basta, dalla, è quasi l'una. Per oggi ho dato. Completamente. Quasi 4 ore di live, ci sta. Mi sento completamente assuefatto dal gioco Arch in questo momento. Ci sono lesissimo, sto continuando a giocare, non so devo come. Salvare, come. No, vero? No, tutto a posto. Ah no, qua non devo salvare. Sì, Arch, quindi Arch. Quanti anni è che sei in Germania te, Giandi? No, anni, 4 mesi ancora. Beh dai, c'hai ancora 2 anni e 8 mesi di tempo. Qualcuno mi tocco le palle, guarda. Santa, c'è Santa? No, non te, il tuo coinquilino deve toccarsi le palle. No, col cazzo non c'è nessuno qua, io sono solo in casa. Ah, ok, sei da solo, minchia, sì, allora la depressione quindi... ti colpisce proprio. No, io sono più contento che sono solo in casa, lascia stare. Sono stato 6 mesi, ho lavorato in Friuli nel 2020 con un coinquilino, mi stavo per ammazzare per colpa sua. Oh, basta, sono stanco. Ed era pure il siciliano, proprio vicino mamma a me, catanese. Mia. Quindi peggio. Non potevi neanche giocare al computer. No, sì, vabbè, alla fine ci potevo giocare, cazzo. Però era... Mamma mia. Era di quei cinquantenni, anzi, no, quarantenni. Ah, quarantenni. Bene, ragazzi. Sì, quarantenne. Tu hai un coinquilino quarantenne. Avevo, sì, un coinquilino quarantenne. No, mai e poi mai, uno più grande. Stasera la live finisce qua. Che doveva raccontare per forza le cose con la ragazza, e poi è stato un fiasco, almeno per quanto riguarda... Guardate che muto gli altri, perché sono... Okay. È stato un fiasco per quanto riguarda Crash, almeno, e... Però almeno mi sono tirato un po' su con Final Fantasy, che ho livellato un pochettino. E nulla, quindi...
Allora, finisce qui. Allora, ci rivediamo. Ci se ciao. Ci rivediamo stasera. Penso faremo il beverdì, come sempre. Ma nel caso, invece, porterò qualcosa in solitaria. Poi vi dico fin da subito che sabato non streamerò, perché vabbè, il 31 ho amici a casa, quindi non streamerò. E poi domenica c'è una buona probabilità che streamerò. Potrei finire Barbie domenica, forse. Non so Firefox cosa facciamo, non so nulla. Quindi comunque aggiorniamo sempre sul gruppo, quindi non ti preoccupare. E niente, io quindi vi auguro una buona notte, grazie per avermi seguito, grazie per avermi fatto compagnia, anche se con battute tristi e moleste. E ci vediamo, no, sul gruppo vostro ovviamente, cazzo, dai Rio, che domande. Quindi niente raga, grazie per avermi seguito e noi ringraziamo di nuovo Davide X96 che adesso vabbè, non mi sente perché l'ho mutato per il follow e basta. Quindi ci rivediamo stasera. Ciao ragazzi. Josie, my dear, finally you're back. I'm very very happy. Now this live is over. I hope to see you soon again, of course. Thank you for your presence. And, well, say hi to Yannix from me. And nothing. I hope to see you again soon. Bye bye. Have a good day, or a good evening, or a good afternoon, or whatever. Thank you. Bye bye.